tutti i mendicanti del Buon Football, ben trovati ben ritrovati perché oggi è proprio scorpacciata, abboffata di calcio. Doppio appuntamento che comincia oggi, ma ci sarà tutte le settimane. Diamo il benvenuto, Dave, e ringraziamo i ragazzi di Pianeta Serie B che si sono presi la responsabilità, l'onere più che l'onore, di portare la loro conoscenza qui e condividerla con noi mendicanti. Siamo carichissimi, benvenuti, ragazzi, un piacere avervi qui con noi. Ciao a tutti, ragazzi, piacere è assolutamente nostro. Adesso impareremo grande a conoscere. una grande gioia, eccoci. Chiaramente ci racconterete di voi, impareremo a conoscervi in queste puntate. però la cosa che vorremmo capire subito è la natura, la radice della vostra passione. Perché quando si parla di Serie B, sai, viene usato come. Ormai, come, come analogia, è una cosa di serie B, come dire, una cosa che conta meno, che dà attenzione solo quando hai tempo e proprio non c'è nient'altro. E, e invece per voi è, è una passione vera. Raccontateci co come avete iniziato e poi quando avete deciso di concretizzare queste idee, questa visione, e portare conoscenza e divulgare un po' sulla serie B. Parto io con, con il racconto sintetico della, della storia, ne approfitto per salutare, per salutare tutti. La storia parte tra i banchi di scuola, letteralmente, dove il progetto nacque per idea di Francesco Gala, che in questo momento non c'è. Francesco Fedele, io ero compagno di classe di Francesco Gala, mi si avvicina e mi dice, senti, abbiamo pensato di fare un sito sulla Serie B perché ci piace. E soprattutto, vediamo dei margini, parliamo del 2013, probabilmente. Quindi banchi di scuola, eccetera, eccetera. Poi tra fine scuola, università, il sito veniva aperto, chiuso, riaperto e chiuso. Nell'ultima apertura definitiva del 2016 ci fu una campagna acquisti abbastanza onerosa in cui abbiamo portato dentro Emanuele, Emanuele Garbato tramite il nostro uh, scout di fiducia che ha portato dentro sia Emanuele che ha di fatto il titolo di cofondatore e un altro re nostro redattore storico Pasquale che è con noi dal primo Pianeta Serie B che salutiamo e il tutto poi è venuto in divenire nel senso che all'inizio lo vedi come hobby Man mano ti prende sempre più tempo e poi, per fortuna, per bravura, per numeri, quindi eh, lasciamo all'analitica e all'oggettività la storia, ci siamo concentrati sempre di più su questo e eh, oggi siamo quello che gli altri vedono, quindi speriamo un punto di riferimento su un campionato il cui motto è il campionato degli italiani, probabilmente non copre gran parte dell'Italia, però quando i riflettori vanno sulla Serie B, penso magari ai playoff non delude mai. Dunque, grande merito alla B che secondo noi, lo diciamo spesso e volentieri, dovrebbe avere più copertura mediatica sotto tutti gli aspetti. Noi ci proviamo e la nostra storia molto sintetica nasce così dalla scuola ad oggi. No, e e l'idea, a parte che vabbè sulla vostra professionalità, eh, non ho nessun dubbio, per varie vicissitudini lavorative già ci siamo incrociati, per cui già sappiamo che andiamo sul sicuro. E, lo dico per la chat ovviamente, non lo dico per nessuno dei presenti. Ma, ma la chat sa anche si può, si può fidare di quello che viene fatto sulla fiera e, e soprattutto ragazzi c'è cioè quello che dice, che dice Alessio: cioè cerchiamo di dare visibilità un po' alla serie B, di parlare di serie B come spesso non si fa, di farlo attraverso certi ospiti. Lo vedete scritto, non so se qui sopra o qui sotto, secondo come lo vedete. Ospite di oggi sarà Alessandro Budel che parlerà con i ragazzi eh, di Serie B, risponderà alle loro domande. Ma sempre lunedì alle 5 vogliamo creare uno spazio in cui si parla di calcio: si parla di quello che è successo in campo, si fanno approfondimenti. Ci sono degli ospiti, ci sono delle domande che la chat può fare e eh, tramite i tramite ragazzi che saranno sempre presenti. E, e nulla, andremo così. Per cui per chi ci segue in live. Per chi ci segue in vode, che immagino saranno molti di più di quelli che ci seguono in live. Ci segue su, su Twitch o su YouTube, ci troverete sempre. Ci troverete su, su, anche su Instagram con qualche reel in collaborazione. Per cui, ragazzi, Pianete Serie B, mi raccomando, seguiteli. E, e niente. Cosa possiamo aspettarci, Francesco? Non so, eh, hai già qualche chicca da regalarci, qualcosa di cui parleremo oggi o nelle prossime settimane? Eh? Allora ragazzi, io prima di tutto ribadisco il saluto e eh, senza alcun intento eh, di sviolinata alcuna io voglio ringraziare il gruppo di lavoro della Fiera perché io credo che questo sia l'unico canale e per unico voglio rimarcare l'esclusività dove c'è davvero il calcio al centro e noi ci siamo sempre chiesti, noi di Pianeta Serie B, perché per la Serie B, per il campionato cadetto non ci fosse qualcosa di, di approfondito, di profondo, che desse, come dire, modo alla gente interessata di opinare, che non vuol dire concordare obbligatoriamente, ci mancherebbe, anzi, spesso dalla contrapposizione nasce ulteriore argomentazione. E allora è stato questo, come dire, il, um, il nostro fil rouge che prima ha unito me, Alessio, Emanuele, Francesco Gala e poi tutti gli altri ragazzi e tutta la gente che ci segue, perché poi c'è sempre da dire che senza la gente che segue mh, noi saremmo praticamente inesistenti, saremmo al bar a parlare tra di noi. E quindi detto questo, io ulteriormente vi ringrazio e credo che sia una grandissima opportunità perché, come dire, Obdulio Varela diceva, lo di afuera son de palo. Nello storico Maratanaso, tutto quello che c'è attorno non conta. Io ho la percezione, avendo conosciuto in particolar modo Davide, essendo un vostro fan, prima che un vostro, non so che sostantivo posso utilizzare, comunque condivisore di intenti, ho percepito questo nella fiera. E quindi è quello che cercheremo nel nostro piccolo. Di, di portare con riferimento alla Serie B perché poi c'è anche da dire magari sto banalizzando per carità però per le grandi squadre fosse un pizzico più facile però andare nell'analisi nell ad esempio sulla seconda vita di Pavan la difensore centrale su, sull'apporto di Bernabé in quel di Parma sul perché Palumbo e Gerli non giochino in Serie A ma giochino ancora in Serie B e noi cercheremo di rimarcare la miopia che alle volte c'è nei confronti della B Ecco che io credo che questo sia lo spazio giusto con le persone giuste. Beh. Mi piace molto e soprattutto ci siamo anche premurati di avere una, una quota fiera bresciana in modo tale da parlare di Brescia quanto si deve perché poi io rischio di, eh, rischio Beh, di esondare. Ecco. Rischio di no, aspettare no. di svegliamo, svegliamo gli altarini. Cioè, tut, si parlava da un sacco di tempo di facciamo un programma di Serie B i ragazzi sono carichi, eccetera, eccetera. Adesso, quando qualcuno è interessato a parlare di Brescia, putt'a caso, si comincia a fare il programma sulla Serie B. Eh? Scopriamo esatto. davvero. davvero. Ah, Aggiungo bello. ragazzi: il primo ospite è Budel non a caso, con riferimento eh, al Brescia. Esatto. <ride> che però per se ricordo bene, fu messo anche fuori rosa a Brescia nel, nel sì, finale dell'esperienza. Ricordi bene. Esatto, per quello è particolarmente benvenuto qui. <ride> esatto. No, mi, mi puoi fare la domanda che hai fatto a loro perché segui la Serie B? Facciamo... Esatto. no perché giustamente Albe sarà la nostra liaison, il nostro tramite il volto della fiera qui per accompagnarci e legare anche con la chat anche se di certo la nostra chat ragazzi non so se avete già visto non ha bisogno di prompt, sono sul pezzo stanno già cominciando a scaricare domande e saranno sempre di più e ragazzi ovviamente le risposte arriveranno, anzi scusate dico anche finalmente ci siete perché mandano a me messaggi sulla serie B e io in primis dico ma perché li mandate a me non li mandate a quelli che parlano di calcio alla fiera in secondo faccio una scena muda ancora peggiore che quando cerco di parlare di altri calciatori quindi meno male che ci siete e, e Albe, dici invece tu qual è la tua passione, il motivo per cui segui la Serie B oltre al Brescia? Che sai qual è la squadra che ha disputato più stagioni in Serie B della storia? Eh, basta ti, ti ho già risposto <ride> piovono facce che annuiscono se non esatto. ero 65, cioè parliamo davvero di tantissime stagioni. <ride> ho, ho parenti che hanno seguito quasi solo serie B, meraviglia. È una questione di legacy e di generazioni. Va bene, ragazzi. Io eh, francamente non, non vedo l'ora e soprattutto voglio anche capire. Perché quello che appassiona non tanto me, ma anche tutti noi mendicanti del buon football, oltre all'analisi e alla precisione, a parlare veramente di calcio, sono anche le storie, riuscire a entrare un po' nelle dinamiche di questa serie B che per noi rimane veramente relegata ai margini sia della narrazione sportiva, ma anche della narrazione umana. Perché per certi versi sono realtà più vicine al modo di sentire il calcio, magari più sudamericano o più che vediamo adesso in Coppa d'Africa, che a noi fa veramente esaltare. E quindi magari volevo chiedervi, sicuramente so che andete lì, ma magari volevo chiedervi di iniziare, iniziare questo percorso con mh, o una squadra, un calciatore, un qualcosa che vi, veramente vi ha colpito di quest'anno, che è una bella storia e partiamo da lì. Cosa ne dite? Concordo, io lascio la parola a Francesco, che individua eh, queste storie. Quindi a te la responsabilità enorme di prima poi di accontentare le tante già domande che per fortuna di Tommy non uh, dovranno essere risposte da, da parte sua, ma ci penseremo noi. Esatto, anzi magari ne approfittiamo del. Cosa dici? Lasciamo, abbiamo fatto gli onori di casa, adesso forse possiamo anche lasciare i ragazzi, accompagnarvi, chiaramente saremo sempre qui dietro, in backstage, in chat. Io in primis perché voglio sentire cosa avete da raccontarci. Qualsiasi ci siamo, ma ci sembrate preparatissimi e mi sa che il palco è vostro assolutamente, sì, ragazzi. Il palco è vostro, godetevela. Poi va bene, noi ci vediamo sempre. In quella fiera, ogni tanto verremo anche a parlare di Serie B o altre cose. Non so, Tommio, solo a fare delle improvvisate. Improvvisate di sicuro. Sì, già che i ragazzi dovessero lavorare troppo duri entriamo un po' a cazzeggiare, però altrimenti, eh, altrimenti. palla vostra. Sento profumo di storie, quindi mi sa che faremo degli interventi rientreremo e sicuramente ci siamo. Ci vediamo eh, in perfetto. chat. Ci vediamo in chat. A posto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Allora ci, ci risiamo. Francesco, la storia che Tommy ci ha chiesto, partiamo da lì. Poi abbiamo già messo in evidenza diversi commenti su cui andremo a sciorinare le opinioni. Eh, le nostre opinioni. La storia di questa serie B è? Il titolo allora, sarebbe? Alessio, io comincio. Collegandomi a una domanda già pervenuta da parte della chat, che ci chiede di Aquilani. Io non parlerò di Aquilani, ma parlerò del talento di uno dei talenti della serie B tra quelli meno come dire, meno esplorati a inizio stagione che mi ha maggiormente impressionato nel suo percorso da calciatore, che è Alessandro Arena. Io scrissi riprendendo Edoardo Galeano perché il collegamento col Sud America sulla fiera deve esserci sempre. Alessandro Arena è fatto di calcio. C'è una storia che ci lega, e voi sapete di cosa sto parlando ad Alessandro Arena, perché noi Alessandro Arena, che è un 2000, l'abbiamo visto giocare nella C Reale, in Serie D, in una C Reale Giuliano, che eh, se no, non ricordo quanto finì, ma io, davvero, mi rimase scolpito nella mente questo 1 contro 1, che poi fu un 1 contro 0, non me ne voglio ragazzo, che sto per citare, che conosco, con cui sono anche rimasto... In buoni rapporti per un certo periodo di tempo, che Antonio Mennella, il terzino sinistro di quel Giuliano, di Massimo Agovino, serie di girone I, e guardate Emanuele come ride, eh, c'era questo ragazzino, da poco maggiorenne, in Alessandro Arena, che ve lo giuro, giocò una partita, quando si hanno quelle sensazioni, e leggo anche il commento di Tom in chat, che, che saluto ulteriormente, <ride> Ma si hanno quelle sensazioni di superiorità oggettiva, superiorità che poi lui ha confermato in quel diluvio, e a mio avviso, arriva anche con un anno di ritardo in serie B. Rimett come dire, collegandomi quindi alla considerazione del nostro, come dire, del nostro spettatore, Jack Piedimonte, come giudicate il lavoro di Aquilani fino ad ora. Io avrei dato al netto di problemi. Fisici, al netto di problemi atletici, al netto di magari una struttura fisica, anche se io non sono un fan del bodybuilding applicato al calcio. Ma al netto di tutte queste considerazioni, avrei dato maggior spazio ad Arena, perché, secondo me, col suo mancino, col suo pensiero, con i suoi strappi, come certificato anche dall'ultima partita contro il Cosenza, dove per me, per 45 minuti, è stato il Cosenza contro Arena, perché la scuola di Caserta ha giocato un ottimo primo tempo. E il Pisa era totalmente rimesso alle iniziative di Arena, ma dicevo con questo mancino, con questa tecnica, con questo coraggio, con, questa, con questo fatturato, perché lui al Gubbio ha segnato tantissimo, ha fatto tantissimi assist, ha fatto tantissime giocate che non entrano nelle statistiche, quantomeno quelle come dire, più maggiormente visibili e che arrivano maggiormente in superficie, ma può davvero essere l'arma in più per questo Pisa che secondo me non ha ancora trovato una, una quadratura, un'identità precisa, perché detto che magari nelle rotazioni non è una squadra con una rosa così profonda, non ha tantissime alternative, però dalla cintola in su ha dei giocatori realmente forti, realmente di, realmente di livello, tra cui appunto Arena, dove ribadisco attorno al quale io costruirei le intenzioni e gli impulsi del Pisa perché che rientri da destra verso sinistra suo Mancino, ma secondo me è un giocatore che io Mm, non amando i paragoni, ma nel primo gioco di accostamenti per far conoscere maggiormente il ragazzo, nella conduzione palla, accostavo a Tommaso Baldanzi, che adesso tutti conosciamo. Ma sia fisicamente che come intenzioni di calcio, secondo me sono avvicinabili. Quindi, anche in una posizione maggiormente centrale, con un gioco sia associativo che sia di transizioni, può essere davvero l'arma in più di un Pisa che, ribadisco, sta stentando fatica a macinare gioco per me alterna discretissime prestazioni a come dire a dei timori, a delle paure perché menziono la partita persa contro lo Spezia. È vero che è stata persa, ma io ho visto uno, uno un Pisa, pardon, che nonostante le grandissime giocate di Verde, nonostante la qualità appunto dei, dei Liguri ha proposto perché la squadra che può proporre, che secondo me necessita di uno stoccatore come Bonfanti, che infatti ha segnato due gol in due partite perché mancano i gol degli attaccanti. Oltre Valoti, il Pisa non segna e questo è, è un problema in virtù anche dell'organico a disposizione. Tornando all'ultima partita, io non avrei tolto Arena perché secondo me Mlacar e Moreo non sono nel miglior momento, e soprattutto Mlacar, nel momento in cui c'è Moreo che gioca esterno. Può essere avvicendato in quella situazione perché togliendo arena togli strappi, togli energia, togli impulsi, togli propensione. Eh, e quindi ecco, magari non parliamo di storia, ma il personaggio di questo esordio uh, io avevo, avevo piacere perché ce ne sono tantissimi. La Serie B ha un talento sconfinato secondo me in questa stagione. Mann, Bernabé, Jonsen, nello stesso Arena, Torre Grossa, ci sono giocatori fortissimi. E ne sono dimenticato tantissimi, Palumbo, Gerli che ho già citato. Ma mh, ho avuto il piacere, ti ringrazio, Ale, per l'assist di cominciare con un giocatore che secondo me è fortissimo: non forte, fortissimo. Sì, io se siete d'accordo, proseguiamo sul Pisa. Io volevo dire la mia su Aquilani molto brevemente, tra l'altro. Umberto dalla chat sottolinea che l'infortunio di Matteo Tramoni ha tolto tanto al Pisa. Io condivido perché al netto delle amichevoli estive, aveva anche iniziato benissimo e poi purtroppo si, si è infortunato a lungo. Io su Aquilani, e poi traete voi le vostre conclusioni, ho una mia idea, probabilmente da settembre-ottobre, e questa idea resta ancora ad oggi, che è 5 febbraio, ed è un'idea di indecisione sul, sul valutare l'allenatore, mi spiego meglio. Come hai detto giustamente, come hai sottolineato, diverse cose buone sono state fatte e si sono intraviste. Ma quando si intravedono le cose buone, poi ce ne sono tante altre negative che affossano il buon lavoro. Però, tante colpe, esempio, quella serie di tre partite clamorosa in cui il Pisa si ritrovava a giocare in dieci uomini. È successo lo stesso col Cosenza. Magari dopo un po' voi mi direte. Non è più casualità, c'è qualcosa che non va, però io non riesco a trovare una colpa totale nell'allenatore quando il leverb di turno che è purtroppo è in un declino clamoroso visto che uh, qualche anno fa sembrava un difensore anche pronto per la Serie A, o i, gli errori individuali costringono il Pisa a snaturarsi perché gioca, gioca in 10. Dunque per chiudere il mio pensiero, poi uh, lascio la parola a mano e magari chiudiamo sul Pisa con i tanti altri commenti ho letto di Bonfanti ho letto di, eh, di Lisandro Tramoni eccetera Aquilani secondo me per essere al primo anno tra i professionisti in una serie B così competitiva e, co e con così tante squadre forti e apro parentesi il Pisa è una squadra forte poteva fare di più ovvio può fare di più ovvio è da condannare al 100%. Io non, ho, non ne sono certo, ho dubbi, ho dubbi su questo. Quindi abbiamo visto storie di allenatori che mollano, proprio non riescono a tenere insieme una situazione difficile. Secondo me, Aquilani, in un modo o nell'altro, è vero che è più vicino ai playout che ai playoff, ed il Pisa è una squadra, secondo me, da playoff. Secondo me, non è da condannare. Ultimissima parentesi. Non dimentichiamo, e Dollassis per Bonfanti, che il Pisa ha rincorso Moreo per un anno e mezzo pensando di, essere, di aver trovato l'uomo d'aria di rigore. Moreo non, non lo è mai stato. Alberto ci potrà anche dire la, la sua e confermare. Ma mai, proprio mai. No, ma cioè... mai nella vita. Noi nell'ultimo appuntamento di B-Talk abbiamo detto che Moreo, per assurdo, ha trovato le sue stagioni migliori quando... Dionisi, correggetemi se sbaglio che era Dionisi e non Zanetti, lo inventò Tre quartista. Eh? Trequartista dietro le punte che tu pensi Moreo, trequartista, fu un'intuizione clamorosa. Quindi Manu, questa è la mia idea su Aquilani, è stato citato giustamente Bonfanti. Probabilmente il Pisa potrebbe essere un Pisa diverso da questo momento in poi. Io penso che Aquilani da un certo punto in poi, in realtà anche molto presto, abbia cominciato a scendere in campo con la paura dell'esonero e che questo ne abbia condizionato molto le scelte. Il Pisa che ha esordito in Serie B vincendo a Marassi quest'anno è un Pisa con tantissima qualità. E un po' di qualità è sfumata nel momento in cui, come abbiamo detto, Matteo Tramoni, che aveva cominciato in maniera stellare, si è infortunato, ma a tanta, a tanta altra qualità si è rinunciato scientemente perché Arena è stato messo da parte al netto di qualche problema fisico per molto tempo. Vignato è stato totalmente accantonato, infatti adesso è andato alla salernitana e vediamo se Pippo Inzaghi riuscirà a rivitalizzarlo o se le responsabilità erano tutte del calciatore, fatto sta che lo schieramento iniziale del Pisa con cui si era approcciato alla stagione prevedeva di fatto tre mezze punte dietro un riferimento offensivo poi di volta in volta si è avuto un approccio sempre più muscolare proprio perché un po' di risultati a sfavore, anche in maniera molto casuale, anche per qualche espulsione di troppo citata da Alessio, sono cominciati ad arrivare. Ed ecco che l'allenatore che eh, col vento in poppa aggiungeva tra professionisti dopo una grande annata con la Fiorentina Primavera è diventato di volta in volta più timoroso, più guardingo, perdendo quella che era la sua vocazione e forse anche un po'. Uh, non centrando appieno quello che era il motivo per cui uh, la dirigenza toscana aveva deciso di ingaggiarlo. Quindi, dal mio punto di vista, per valutare veramente Aquilani, bisogna fare questa considerazione: chi è davvero questo allenatore? Quello che abbiamo visto l'anno scorso, e formalmente nel precampionato, o quello che di settimana in settimana cerca di evitare l'esonero? perché anche stavolta non dimentichiamolo praticamente eh, la panchina lui l'ha trovata salda al 94esimo pareggiando uno a uno grazie a un gesto tecnico insensato di Gaetano Masucci che a 39 anni su un pallone destinato a uscire dal campo si coordina in rovesciata e serve l'assist per Caracciolo senza quel pareggio con l'uomo in meno staremmo parlando oggi con ogni probabilità di un Aquilani sollevato dall'incarico e quindi questa è la mia idea. Perfetto. Se posso, Alessio, Sì, Ti avrei dato la parola me, subito. È cioè un allenatore che esordisce in un campionato così complesso, comunque con una rosa che ha delle lacune che come dicevamo, dalla metà campo in su è forte però ha alcune lacune. Sinceramente, qualche errore se non glielo concediamo a uno che ha l'esordio, a, a chi lo dobbiamo concedere. Fatico a, vedere, fatico a vedere proposte interessanti in allenatori che, che allenano da 15-20 anni. Eh, sinceramente, eh, secondo me, farà un percorso molto interessante a Quilani perché le idee ci sono, la voglia di lavorare c'è. Sicuramente eh, l'Italia non è proprio il posto più semplice dove portare avanti un progetto al di là dei risultati. Eh, temo che il Pisa farà molta fatica a entrare nei playoff. Questo, questo credo che andrà così. Però spero che, che si possa andare avanti col progetto, perché se, se alla prossima sconfitta poi verrà esonerato, eh, eh, il giudizio sarà negativo. Però ormai per gli allenatori parlare di l'esonero fa, fa parte del percorso, non è, più, non è più visto come una sconfitta, ma dall'allenatore stesso, cioè viene vista come un'ipotesi, se la stagione poi non prende la piega desiderata... Si sa in Italia come com venne gestita in realtà anche all'estero, perché poi noi siamo spesso esterofili, però vedo scelte folli anche all'estero. Quindi sono qui l'anime, aspetto un paio d'anni, dai, ci risentiamo fra un paio d'anni per il giudizio definitivo. E ci sta, così come tanti altri, tanti altri allenatori, o chi mi conosce e mi segue, poche persone, quindi, probabilmente i due in questa chat. Sa la mia avversione, ma non per antipatia, più che altro perché parlano i numeri, verso l'ondata di allenatori campioni del mondo del 2006. Secondo me, lì se ne salva, non, non si salva nessuno. Io salvo solo Inzaghi perché è stato l'unico che ha avuto, l'unico tra i, o comunque uno dei pochi che ha avuto il coraggio di ripartire dalla. Dalla C ritornare in A e Inzaghi, ogni volta che in A, e faccio questa piccola parentesi perché altrimenti ci bruciamo tutti tantissimi altri temi: Inzaghi al netto dei fallimenti in Serie A con Bologna e Benevento, vediamo adesso a Salerno: la Serie A l'ha conquistata sempre dopo grandi campionati in Serie B col Venezia, con Benevento, con la Regina, tutti gli altri si sono ritrovati rigettati sulle panchine per il nome, per la carriera, per i successi. Ma mi fermo qui perché altrimenti non riusciamo in primis a commentare Tommy che dopo 20 minuti si sta già convertendo alla serie B, quindi vediamo se ci riusciremo e poi apriamo un altro tema. Ma ah, come getti così la sfida sui, sui, sui campioni del eh, 2006? No, e poi perché se dobbiamo rispondere perché ad Umberto... Ma subito Gennaro Gattuso ti metto detto anche Fabio Grosso. Qui finisce male? Eh? No, fin eh, no esatto. non finisce male, anzi, approfittiamo di questa finestra e Gennaro Gattuso, il signor Gennaro Gattuso che non è una polemica, figuriamoci. È stato sfortunato? Non capace a trovare Sion Palermo e Oficreta e va bene. Si torna a Pisa, vince a Pisa ed è un idolo a Pisa per la vittoria contro il Foggia di De Zerbi, ma soprattutto per quanto fatto a livello umano ed economico con la storia di Petroni, eccetera, eccetera. Ma in quel campionato di B, Gattuso retrocede sul campo. Da retrocesso va nella primavera del Milan, giusto? Poi va al Milan con nel curriculum una vittoria della serie C. Al Milan non c'entra mai la Champions. Invece di ridimensionarsi, va al Napoli, dove non c'entra Mela Champions e vince una Coppa Italia striminzita in epoca Covid, con tutti i rigori e tutti i diciamo, risultati fasulli. Dopo il Napoli va a Firenze, dove non solo firma il giorno dopo dell'esonero, perché anche qui c'è una narrativa, secondo me, incorretta quando si parla sempre di Gattuso che consegna le dimissioni, consegna le dimissioni. Gattuso viene valutato per il suo lavoro nel complesso negativo. E spesso non viene confermato a Firenze la storia non ci riguarda nel calcio come noi lo narriamo probabilmente con commisso ha avuto delle frizioni legate al suo procuratore va via da Firenze e comunque ha commisso si può dire tutto ma i soldi male o male investiti li ha spesi poi nel ciclo italiano va a Valencia viene esonerato, va al Marsiglia in una situazione complessa e però dopo Fi Ficreta, dopo Sion, dopo Marsiglia evidentemente le scelte difficili devono essere in un, in una, in, nelle skills di un allenatore perché anche il Valencia era una situazione disest, disastrata, se si accettano solo società disastrate mi sembra un po' una, un mettere le mani avanti per dire ah, ho fallito sul campo ma quindi la mia non è un'avversione nei confronti di Gattuso, Grosso, che si è riscattato col Frosinone, Oddo, che ha vinto col Pescara e poi è sparito. Eh, gli altri chi sono? Perché gli, i giovani, diciamo Cannavaro, dei Rossi, lasciamo spazio. Ma tutti eh beh, gli qui altri... a, a Genova c'è il maestro. Pirlo eh, eh, sì, sì, no, no, stavo pensando a Gilardino, che nei fatti è l'unico che ha fallito in C, ha avuto la sua occasione col Genova e l'ha realizzata. Quindi, questo mio sfogo, poi lascio la parola a voi. Adesso vediamo questo mio sfogo come è stato accolto dalla chat, perché mh, era da tempo, loro mi conoscono. Noi siamo, oltre ad essere colleghi, siamo amici, amici su, che la pensano diversamente su Gennaro Ivan Gattuso nella fattispecie. Quindi Alberto, siccome tu mi hai dato l'assist, adesso la palla bollente la, la, passo, la passo a te. Ho paura dei commenti da Pisa, dico la verità. No, no, ma guarda, eh, credo che, che la chat accetti. Quando è circostanziata e spiegata una posizione, ci sta a non condividerla, ma sicuramente va rispettata. Eh, poi, sicuramente, io giudico il fatto che si è ritrovato in delle situazioni molto, molto complesse. Perché Valenza, l'hai detto tu, era più di una situazione assurda, Marsiglia ma è una situazione molto complicata. Quindi, comunque, gli va dato atto che, che le sfide lui le prende. Poi eh, su, su altre cose sono d'accordo con te. Che, che ho visto alcuni momenti, del, un, un certo tipo di abbozzo di proposta che poi non ho più rivisto, non ho visto una costanza né in quello che propone, però, mi capita con tanti allenatori, soprattutto quando, quando sono giovani. Dico una battuta: spero che i campioni del mondo 2006 non finiscano tutti a fare i commentatori come quelli dell'82 perché, se no, vi devo pippare ogni volta su Radio 1, sulla Rai e così dei commenti che sono ben oltre l'imbarazzante oggi ci facciamo un sacco di amici, l'avete notato Sì, siamo partiti con l'analisi, poi ci siamo subito spostati su altri su altri lidi e, e infatti io volevo evitare proprio per questo, ma ovviamente ho preferito questa assist, diciamo, era un cercare di evitare di facciata perché io quando vengo stuzzicato su questo mi, mi altero anche perché io non metto in dubbio le qualità ma la mia domanda, se volete rispondere rispondete, altrimenti perché solo per lo status chi fallisce viene anche solo accostato a squadre forti? Non facciamo l'esempio di Cattuso: perché X dopo aver fallito all'estero o in Italia, magari boh, viene accostato non so alla Roma, alla Lazio. Chi fallisce si sì, ridimensiona e riparte, come, come è successo a Inzaghi. Non è, un, non è una vergogna essere un allenatore di categoria. Ci sono i giocatori di categoria e gli allenatori di categoria. Inzaghi è un allenatore che in Serie B può allenare ad occhi chiusi, perché valorizza anche la squadra più limitata. In Serie A sta trovando la sua dimensione. Se non dovesse trovarla, così come c'è stato lo Stefan Schwok della B, il Massimo Coda della B, ci sono anche gli allenatori della B, come Beppe Iachini, che è in orbita a Bari e dopo ne parleremo. Prima di andare in A ha vinto 3, 4, 5, 6, no, 3 probabilmente Serie B, e in A probabilmente, dopo quel tentativo di mettere Vlaovic mezz'ala, ha chiuso la sua carriera in A, però è un ottimo allenatore di Serie B, questa è la cosa che a me non, non va giù, però è un discorso troppo più ampio, me ne rendo conto, di meritocrazia che parte sin dal come si può prendere il patentino che va a favorire chi è stato calciatore rispetto magari a un genio totale che deve ehm, sperare nella, man nella mano dall'alto per poter allenare ad alti livelli. Ragazzi, io intervengo sul tema, eh, poi appunto andiamo avanti, perché io credo nella fattispecie, parlo di Gattuso, non sia tanto una questione di competenza. Io credo che Gattuso abbia idee anche interessanti, ma credo che complessivamente, nonostante alleni già oramai da anni, da credo, quasi un decennio praticamente, gli manca una pulizia complessiva dell'essere allenatore, perché anche non tanto il primo Napoli che veniva da, dagli stenti per essere, come dire, cordiale di Ancelotti, si ricostruiva, eccetera, eccetera. Il suo ultimo, il suo secondo e ultimo Napoli, era una squadra, per carità, propositiva, offensiva, così come negli intenti era anche il Valencia, però a lui manca, come dire, la completezza dell'essere allenatore, non solo quando c'è da ricostruire. Faccio un esempio, magari abbasso un po' il, il gradiente di carriera, lo, st lo stesso Bisoli, per Paolo Bisoli. Bisoli è un allenatore che quando deve entrare in una situazione disastrata e deve... Deve lavorare unicamente sulla componente emotiva e dare pochissime indicazioni tattiche per me è il suo plus ultra. Quando poi c'è una situazione tranquilla, di calma piatta e bisogna come dire, edificare qualcosa, lì emergono dei problemi. Non dico dei, nei principi di gioco ci mancherebbe, ma una, una lacuna che, come tutti gli esseri umani, in tutti i lavori del mondo si può e si deve avere. E io, questo come dire, eh, riconosco e percepisco in gattuso. Poi eh, raccolgo la, la simpatica provocazione di Alessio. Io nel caso degli allenatori di categoria, lui parla di Beppe Achini, io inserisco, per ricollegarmi ulteriormente all'attualità, lo stesso Pasquale Marino, come potrebbe essere, nonostante l'esonero ora a Trieste-Tesserra, che ha fatto benissimo a Modena per poi precipitare in questa esperienza, lì non è tanto una questione di allenatori di categoria, ma io credo che ci siano allenatori che si aggiornano e allenatori che non si aggiornano. Ci sono allenatori che hanno lo stesso credo nonostante il calcio secondo me negli ultimi 5-10 anni abbia subito molti più cambiamenti che nei precedenti eventi. Ci sono allenatori che questo non l'hanno capito e di conseguenza poi si diventa prima allenatori di categoria e dopo allenatori senza panchina perché oggi anche in Serie B c'è Aquilani, c'è Pecchia, c'è Stroppa, c'è Banoli che mi ha avuto fatto l'altro Scusate, di Roma hai fatto l'altra per Emanuele mi dopo. e lo aspettavo. Termino un attimo, c'è lo stesso Zaffaroni che ha ribaltato la Ferrari. Pisalo. Quindi, anche in Serie B mm, c'era Italiano, c'era Dionisi, c'era Zanetti. La Serie B oggi è un campionato che è tatticamente è molto evoluto. Ma molto evoluto, poi è chiaro. Ma questa è la palissiana. Non devo dirlo io, né voglio screditare come dire il discorso che sto facendo. È chiaro che la differenza di tempo e spazio nelle giocate sia differente rispetto alla Serie A. E quindi, questo arriva meno. Ma oggi la Serie B è un campionato che ha delle proposte che sono davvero accattivanti. Chi non riesce a stare al passo con l'evoluzione del gioco che parte dal Real Madrid e finisce la terza categoria, perché oggi gli allenatori, ed ecco qui poi ci sarebbe discorso da fare sulle difficoltà di fare un certo tipo di percorso per allenare, eccetera, eccetera. Ma oggi c'è una quantità di informazioni e di dati e di materiale tale che davvero da Ancelotti a Francesco Fedele tutti possono capire, conoscere. Andare nel profondo del gioco e questo riguarda ovviamente gli allenatori, e di conseguenza, quando non si aggiornano, poi emergono queste crepe che ribadisco: secondo me, portano dall'essere allenatori di categoria con accezione con declinazione negativa della, della locuzione a essere allenatori non di categoria, ma allenatori a casa praticamente. Vai, socio Ale, perdonami. Sì, soci di una nefasta società al Fantacalcio. Quindi, per questo, se questo ci è, è, è esatto. Spero allora, non apriamo questo tema. Che... Che veramente non si apre allora Tommy eh, giustamente ci fa un altro assist che non era l'assist che ci aveva fatto Francesco e che ci conserviamo per dopo dalla chat che era un pensiero su su Vanoli lì ci prendiamo un po' più di tempo visto che tra una decina di minuti c'è anche ehm, entrerà Alessandro Budel perché Vanoli ha fatto delle dichiarazioni importanti che non tutti gli allenatori di Serie A fanno e lì voglio poi il commento di Manu e comunque ci confrontiamo Tommy ci chiede se la sorpresa tra allenatore e giocatore, un, diciamo un collettivo che non ci aspettavamo potesse imporsi sia in positivo che in negativo. Manu, a te a, qual è la risposta? La risposta più immediata che ti viene, quindi la sorpresa? Ma sicuramente il Catanzaro è facilissimo rispondere perché. Sì, per carità anche il Cittadella, ma dal Cittadella me lo aspetto, nel senso che è un modello talmente solido, talmente strutturato negli anni che so che ogni stagione può essere quella in cui arrivano alla finale playoff con una rosa che costa meno di tutte le altre. Il direttore Marchetti ci è abituato a questo, mentre il Catanzaro non giocava in serie B da tantissimo tempo, aveva ritoccato ben poco la rosa che aveva stravinto la Serie C, ma Vincenzo Vivarini. Con gli stessi uomini a disposizione, grosso modo, soprattutto nei titolari, con pochissimi innesti, è riuscito praticamente a riproporre lo stesso calcio. Ovviamente, incontrando qualche difficoltà in più, anche perché in Serie B evolve il livello di studio, quindi. Tutte le dinamiche di gioco che lui andava a creare sono state di settimana in settimana sempre più decifrabili e abbiamo visto avversarie imparare ad affrontare il catanzaro, ma io per i valori tecnici della Rosa non immaginavo minimamente che potessero assestarsi in zona play-off avendo anche più di una possibilità di riuscire a starci fino alla fine, perché veramente... Uh, mancava in quasi tutti gli uomini sia l'esperienza che comunque in questo campionato incide come in tutti i campionati ma anche e soprattutto le doti tecniche con una difesa dal mio punto di vista improponibile composta dai due centrali scognano briganti il catanzaro è riuscito per buona parte del campionato a star sopra il palermo che è una corazzata quindi ecco in questo senso, per me è la sorpresa assoluta, perché non era una società da cui potevamo aspettarcelo. E i meriti, prima abbiamo parlato di chi si aggiorna e chi no, vanno a Vincenzo Vivaini. Tu hai fatto l'esempio di Inzaghi che ha avuto l'umiltà di ripartire dalla C. Vivaini, non dimentichiamo che ha vinto un campionato di C sul campo e poi il è fallito per questioni extra-alcistiche. Poi, eh, nonostante questo, ha avuto la chiamata dell'Empoli è stato esonerato molto, molto, molto precipitosamente. Poi, alla fine, il presidente Corsi ha avuto comunque la ragione del campo perché Aurelio Andreazzoli ha vinto la Serie B in quell'anno. Ma la sua grande chance è durata pochissimo ed è terminata in maniera incomprensibile, con una classifica più che positiva. Da quel momento in poi, ha accumulato una serie di esperienze e di fallimenti sportivi, penso alla Serie B non centrata col Bai pur disputando un'ottima stagione eh, che lo hanno portato a evolversi e aggiornarsi sempre di più, a continuare a studiare e stare sul pezzo fino ad arrivare all'occasione giusta, nel momento giusto e a regalarci questo miracolo capolavoro Catanzaro, perché per me di questo parliamo. Stiamo parlando di Catanzaro e una domanda arrivata parecchio tempo fa, una ventina di minuti fa, ci, ci cita e ci chiede di Van De Putte. Se lo vediamo pronto per un salto in Serie A, io prima di dare una risposta e poi di girarla uh, ad Alberto prima e Francesco poi, faccio una riflessione un po' più ampia, non troppo lunga. Van De Putte con le dovute proporzioni, perché non parliamo di quei calciatori, hanno anche un, una storia diversa, ma... Fa capire il calciatore in questione, l'altro calciatore in questione, Goodmundson, che ha una storia diversa, ripetiamolo, perché l'aveva già fatta la Serie A e altri campionati maggiori. Ma fa capire la competitività della Serie B, che spesso viene sottovalutata, a tratti bistrattata, perché calciatori che dominano in Serie B sono capaci di dominare in Serie A anche qualche mese dopo, senza andare indietro nel tempo. Gli esempi più classici sotto questo aspetto sono Goodmundson, appunto, e lo stesso Dragusin, che si è dovuto rimettere in gioco in B, col Genoa era oggettivamente probabilmente il difensore migliore in per valore assoluto della scorsa Serie B e nel giro di sei mesi ha portato nelle casse del Genoa, con la Juve che non ci ha creduto, una plusvalenza plus multimilionaria. E questo significa cosa? Che la B, probabilmente per tutti i discorsi che abbiamo fatto, e dunque di studio, e dunque di squadre come valore assoluto non fortissime, ma che sono organizzate e che quindi ti mettono alla prova, la Serie B adesso è molto, molto competitiva e gli allenatori contribuiscono a far aumentare ogni volta questa competitività. Per rispondere in modo sintetico su Bande Putte, io lo vedo pronto per la serie A, ma non garantisco, comunque non sono certo sul suo impatto immediato, che ovviamente sarebbe un impatto di intensità minore a quello in serie B, perché avrebbe del clamoroso e comunque non ha la stessa dimensione di Goodmundson che sta facendo meglio in A che in B, però nel giusto scacchiere tattico, perché lì c'è tutta la differenza del mondo, perché Van de Put è sempre stato un calciatore forte, ma solo adesso con Vivarini. È devastante, potrebbe dire la sua. Non so, Alberto cosa cosa ne pensa su Van su Putte. No, no, penso che un giocatore che, che sta raccogliendo questi numeri, che sta giocando in questo modo, che ha una fiducia di questo tipo, se entra in un progetto nel quale si sente al centro, si sente importante, non vedo perché in Serie A non possa. Non, sicuramente, come dicevi tu, non è di quei giocatori che dico. È un lusso per la serie B dovrebbe, non capisco perché sia in serie B, capisco il suo percorso, credo che nel giusto contesto, in serie B ci stia bene, ci possa stare bene. Sono altri giocatori che direi non c'entrano nulla con la serie B e poi magari ne parliamo perché questo weekend, sinceramente, ne ho visti 3 o 4 perché se vedi giocare Christopher Lund e mi dici che gioca in Serie B, per quale motivo al mondo un giocatore del genere dovrebbe giocare in Serie B? Strefezza ci è appena arrivato, ma non ha senso questa cosa. Cioè, Filippo Ranocchia che viene in Serie B, vabbè, io, io a Empoli dicevo, ma questo perché non gioca a titolare nell'Empoli tutte le partite? Viene, viene in B, alla prima, appena inizia, fa, fa una partita di questo livello, cioè capisci che questi sono giocatori che davvero non c'entrano nulla. Come quelli del Parma che ne ha 3-4, quindi cioè, però su Bande putte sicuramente è un, eh, sarebbe stimolante perché vale per tutti i giocatori quando vedi un percorso nel quale un giocatore cresce anno con anno, si, si mette in discussione, riparte dal basso eh, e risale. Perché poi alla fine sono sempre frasi fatte: eh, ma se uno poi torna indietro o non una cavolata nel senso ognuno ha il suo percorso cioè, io ho visto Cistana che ha fatto un anno in serie D che sembrava un giocatore un ragazzo perso e poi adesso eh, al di là degli infortuni chiunque veda una partita di serie B eh, lo mette sempre tra i primi due o tre centrali più forti de del campionato eh, poi ognuno fa il suo di percorso ci sono quelli invece che vanno giù non si riprendono più eh, e ha finito la carriera poi non si può sempre generalizzare Ragazzi, io intervengo su Van de Put, così Ale comincia a vivisezionare gli altri temi e do tantissimo valore all'analisi di Alberto perché Alberto hai centrato la parola giusta secondo me che è percorso. Io ho la netta percezione che quando si parla di calcio, soprattutto di giocatori talentuosi, perché comunque Van de Put nelle nazionali giovanili del Belgio dall'anno 15 all'anno 19, ha giocato praticamente con tutte le rappresentative, credo che ne abbia fatto l'under 16, ma non sono sicuro. Ma non deve essere come dire innalzato a paradigma il fatto che un calciatore di talento debba obbligatoriamente mostrare la propria miglior versione in tempi come dire, in tempi rapidi. Van de Putte è un giocatore che è stato messo praticamente ovunque. Io credo che siano serviti anni per capire Van de Putte che giocatore fosse. Non essendo un fan dei sistemi, dei ruoli, eccetera, eccetera, perché. Credo che continui i principi e le funzioni a essi connesse, con però. Mandeputte ha giocato mezzala, seconda punta, mezzala destra, sinistra, la destra, la sinistra. Mentre adesso, è un sistema di gioco che cerca di dominare, come dire, la partita attraverso il possesso palla, le relazioni, le connessioni tecniche, lo spirito propositivo, ma ha messo a recitare uno spartito preciso, dove poter liberare qualità, perché Mandeputte è un esterno che deve avere licenza tanto di rientrare dentro A mio avviso, è. Mh, Scuso per il deve, ehm, ma è un giocatore che deve avere la licenza di entrare dentro al campo, pur arrivare sul fondo e distribuire qualità senza, secondo me, essere come dire, lasciato totalmente libero. Mm, deve avere dei, come dire, delle indicazioni, ha ah, una zona di comfort. Io credo che sia uno di quei giocatori, come seppur con caratteristiche ultra opposte, era lo stesso Persic ai tempi dell'Inter. Dei giocatori che devono sentire la linea per poter poi capire cosa fare. Io penso che Manneputte sia. Il miglior Van de Putte sia questo, ma sono stati necessari anni per capirlo e non è detto che bisogna arrivare unicamente in pochissimi anni al vertice. E quindi per riallacciarmi alla domanda, io credo che Van de Putte dovesse arrivare nella prossima stagione in Serie A, ci arriverebbe con una consapevolezza tale che nel giusto contesto, che sia Catanzaro o altrove, con le giuste indicazioni, non soffrirebbe la componente, come dire... La componente emotiva che spesso, sottolineo spesso, diventa più forte rispetto, diventa più pressante, più pesante rispetto alle, alle mere qualità tecniche o alla mera conoscenza del gioco. Perché io penso davvero, vedendolo anche giocare, sono d'accordo con voi, non è uno di quei giocatori che ruba, come dire, lo si vede giocare e si pensa perché è in Serie B e non gioca nel, nel top del calcio italiano. Però è un giocatore con una consapevolezza in quello che fa, con una padronanza dei momenti della partita, con una, con una tecnica, con un valore tecnico, con una tecnica applicata che davvero lo renderebbero, secondo me, incisivo come è stato. Faccio un parallelismo, lo stesso strefezza che il salto in Serie A nella scorsa stagione, soprattutto per quello che ha fatto vedere nella scorsa stagione, ha dimostrato che ha impiegato poco per assorbirlo e che è tornato in Serie B unicamente per una... Per uno scherzo del gioco che alle volte ci regala queste, queste perle a noi, nel nostro caso, appassionati di B, perché lo stesso Bernabé è, è un dono del calcio vederlo in Serie B. Perché io credo che oggi, sottolineo oggi, 5 febbraio 2024, siano pochi giocatori in Serie A complessivamente superiori a Bernabé. Quindi, figuriamoci. <ride> Alberto d'accordo? Ah no, no, è, è uno dei miei preferiti. Però lei detto detta bella grossa, ma sì, spingiamo un po', dai, cioè adesso. No, ma io non sono uno che, come dire, cerca titoli, però su Bernabé cerco davvero la prima pagina perché, anche <ride> nelle partite in cui non brilla ulteriormente, come è stata la vittoria senza senso in termini positivi del Parma contro il Venezia, è un giocatore troppo superiore. Quindi, per tornare su bande putte, eh, Ricky Wan menziona un altro giocatore che, secondo me, meriterebbe di andare al piano superiore che è Palumbo per tornare a Vande Putte oggi arriverebbe in Serie A con la giusta consapevolezza per, per restarci. Poi le variabili nel calcio sono per fortuna alle volte, purtroppo in altre sono infinite, ma Vande Putte in termini mentali oggi arriverebbe in Serie A sicuramente pronto, a mio avviso. Abbiamo ancora in sovraimpressione il commento di Ricky Juan su Palumbo e Manu, tutti la pensiamo allo stesso modo. Il punto è provare a giustificare questa miopia, che è un termine che si sposa bene con la B perché spesso non, viene, non vengono viste cose abbastanza nette. Palum è un calciatore totale che ha trascinato la Ternana e che, intanto, Framas d'accordo con Francesco, Bernabé sarebbe titolare alla Fiorentina, quindi. 100% d'accordo, 100% Ci sta. con Franco. Poi, con italiano, diciamo che un allenatore come italiano, un posto per, per un calciatore come Bernabé, sicuramente lo troverebbe. Tornando a Palumbo, in attesa, ricordiamo di Alessandro Budel. Manu, ti chiedo il Modena: quindi è una, una doppia considerazione. Il Modena, strappando uno dei migliori calciatori della B in estate, aveva dichiarato le proprie intenzioni. Secondo te? In estate potrebbero esserci le sirene, non per parlare di mercato e per dire il Modena, questo progetto, secondo me, almeno biennale per centrare la Serie A, perché gli investimenti sono importanti. Può farlo o si aspettavano qualcosa già di diverso in questa stagione? Tu che pensiero hai su Palumbo, ma soprattutto anche su Bianco, perché questa Serie B è anche la Serie B degli, degli esordienti e Bianco scuola. Allegri e De Zerbi, diciamo due direzioni: sì, esatto. Il gesto è quello: Che mix. Quindi parto da Palumbo e ti lascio poi la parola su Bianco perché questo mix è abbastanza, quantomeno, curioso. No, allora, per quanto riguarda Palumbo, penso che siamo tutti d'accordo che sia un mistero anche perché il percorso che ha fatto partendo dalla Serie C, ricordiamolo, con mister Cristiano Lucaelli lo ha reso un calciatore totale. Palumbo non è più una mezzala. Palumbo è in grado di giocare regista. Lo abbiamo visto qualche volta quando Jerry si è infortunato. Palumbo è in grado di giocare dietro le punte. E abbiamo visto anche questo, soprattutto l'anno scorso a Terni, quando ha dovuto un po' tirare il rim in barca e giocare in modo più protettivo Lucaelli. Quindi con questa totalità di calcio, vederlo in Serie B. È un peccato, anche perché è nel pieno della carriera ormai ed è una chance che dovrebbe arrivare prima di subito, plausibilmente in estate. Il progetto del Modena, invece, io lo vedo eh, molto, molto ponderato. Non hanno fatto investimenti folli, non hanno neppure, però, eh, lesinato in quanto a sforzi. L'unica cosa che non mi spiego, e ne abbiamo parlato anche a Biturk nelle scorse settimane, è questa cessione di nicolas bonfanti al pisa perché una società che eh, punta a generare valore che punta a crescere non soltanto nell'immediato ma anche in prospettiva in un ragazzo con tanto talento anche in una stagione così negativa come quella che stava affrontando deve continuare a crederci non può poi scegliere l'usato sicuro gli ozzi guadagnare quel poco e, eh, ripartire deve avere progettualità quindi è l'unico passaggio secondo me a vuoto di un progetto che invece è coi piedi ben piantati per terra anche gli altri acquisti di gennaio in realtà sono particolarmente utili penso su tutti a corrado che come terzino sinistro è un bel valore aggiunto che secondo me ha belle prospettive anche se è un po' scolastico in alcuni momenti delle sue partite eh, però secondo me nella biennalità eh, i, gi i gialli possono un po' fare in piccolo il percorso che ha fatto il Parma. Ovviamente il Parma partiva da una base economica totalmente diversa perché veniva con tanti giocatori reduci dalla stagione della retrocessione dalla Serie A. Però l'ho detto dal primo momento, questa è una società che riesce a costruirsi nel tempo. L'anno scorso hanno fatto dei primi tasselli, quest'anno ne hanno aggiunti degli altri e io credo che rafforzando la rosa adesso a disposizione, l'anno prossimo possano giocare per vincere nel modo più assoluto. Anche la scelta di Bianco per tesser va in questa direzione, abbandonare il, le sicurezze, abbandonare quello che può essere il cantuccio sicuro e aprirsi al mare aperto. Quindi Bianco, come ogni esordiente, ha fatto degli errori. Sta imparando sul campo anche abbastanza velocemente e può togliersi, secondo me, delle soddisfazioni. Stiamo vedendo una fluidità tattica importante. Lui aveva cominciato sulle orme di Tesser, quindi con il 4-3-1-2 famigerato della casa, eh, puntando su Tremolada, Tremorada che a mio avviso è è veramente uno degli ultimi dieci del calcio, non italiano ma mondiale. Nessuno più interpreta il ruolo con la purezza del trequartista che ci mette lui. Purtroppo questa purezza è vista spesso e volentieri come un difetto, come indolenza e quindi man mano sta perdendo un po' di spazio nelle gerarchie della squadra e stiamo vedendo questo 3-5-2 che dal punto di vista pratico funziona molto sta aiutando a risalire una china che poteva essere difficile perché il Modena nell'arco della stagione spesso ha perso più partite consecutive che è una cosa difficile da gestire proprio da un punto di vista mentale soprattutto per un esordiente e invece ogni volta Bianco ha trovato sul campo col lavoro con soluzioni sempre nuove da un punto di vista tattico da un punto di vista della proposta ha trovato il modo di realizzarsi quindi io sono molto fiducioso sul percorso di questa società che, ripeto, mi sembra coi piedi ben piantati per terra. Perfetto Manu, ti ringrazio e al contempo ringrazio Ale Budel che è qui con noi. Ecco, ciao Alessandro, grazie ciao, mille per… A Buonasera a tutti, ciao ciao. Grazie Ciao. mille Ale per aver accettato l'invito in questo che come ti dicevo è un esordio sul canale della Fiera del Calcio per Pianeta Serie B. Dunque, diamo spazio alla Serie B, noi in apertura dicevamo che probabilmente se ne dà troppo poco. E fatta questa riflessione, facciamo un giro di considerazioni, parlavamo di Bianco con cui tu hai condiviso parte dell'esperienza a Cagliari non so se magari la solita domanda canonica che però può far uscire diverse, diversi aspetti te l'aspettavi questo percorso dicevamo dei zerbi allegri abbastanza diverso cosa può far nascere in un allenatore emergente messo in una B subito competitiva ma intanto Paolo comunque si vedeva che era già un allenatore in campo no? quando, quando giocava con me a Cagliari era Molto applicato, teneva molto al particolare, quindi c'era da scommetterci che avrebbe fatto presto allenatore. Poi ho avuto modo anche di conoscere bene il direttore del Modena, me ne ha parlato più che bene di, di Paolo. Io non ho avuto modo poi di, di vederlo all'opera, però. Sono certo, anche con l'esperienza che ha fatto dopo da allenatore, che, che continua a dimostrare il proprio valore. Penso che sia partito comunque bene dimostrando un buon calcio, ma soprattutto credo che sia un allenatore meticoloso. Credo che quello, soprattutto in Serie B, è un vero valore aggiunto. Ciao Alessandro, ti saluto e ti ringrazio ciao, ciao. per il tempo che, che ci dedichi. La mia domanda, così mi collego anche a una considerazione fatta prima dalla chat, è sul Bari. Altra, come dire, altra banalità che mh, è molto facilmente chiedibile, ma cosa pensi che stia accadendo al Bari? È un problema tattico dei due allenatori, che appunto Mignani e Marino, che oggi è sufficientemente esonerato, credi che appunto il problema sia lì oppure c'è dell'altro in termini di costruzione della rosa, eh, una questione ambientale? E come dire, come seconda domanda collegata alla prima, eh, che... Che speranza dai ai Puglietti per questa stagione? Pensi che sia risolvibile come situazione? Ma, eh, io credo che al Bari sia stata data una mazzata l'anno scorso con quella uscita, con quella non salita in Serie A all'ultimo secondo. Sappiamo bene che i valori in Serie B non sono così differenti come in Serie A no? tra le prime otto e il resto della classifica. Quindi tante volte la, quella neopromossa dalla Lega Pro si gioca al campionato per salire in Serie A, quindi i valori sono molto vicini tra le squadre e se purtroppo becchi l'annata no, l'annata che non credi più nei tuoi mezzi, l'annata dove le cose iniziano a non girare e pensi al passato e soprattutto magari fatichi perché non hai gente che cioè ha di personalità all'interno della squadra, può diventare un problema quello. Io credo che al Bari sia successo soprattutto questo, magari è venuto a mancare un po' uno zoccolo duro, un importante, che faccia capire quanto pesa quella maglia, quanto sia importante, e non riesce poi a ribaltare il grande lavoro che è riuscito a fare l'anno scorso perché è un peccato buttare tutto all'aria e oggi trovarsi in quella posizione di classifica anche se poi conosciamo bene che la Serie B basta 3-4 risultati utili consecutivi ti ritrovi poi in zona playoff Se posso piacere intanto Alessandro e Ciao, Peter. Se posso farti una domanda vorrei, noi prima dicevamo che la Serie B Sta andando in, un po' al calcio, ma anche la Serie B in due direzioni con allenatori che si stanno aggiornando molto, altri che magari si stanno aggiornando meno, senza chiederti ovviamente chi è chi, però può diventare un, un laboratorio, la Serie B, nella quale si sperimenta anche qualcosa di nuovo. Noi, già qualcosa di veramente interessante se si guarda tra le pieghe, le partite si vedono, può diventare davvero qualcosa nel quale. Non solo si provano i giocatori, ma si prova anche un modo di giocare, si provano delle cose nuove, cioè per rendere anche il prodotto Serie B molto più appetibile. Perché comunque, se guardiamo quello che è stato fatto in Championship inglese, eh, alla fine deve essere quello l'obiettivo, perché le piazze ci sono, ci sono città troppo importanti che, che spostano, spostano tanto anche economicamente per rendere sostenibile sempre di più questo campionato. Assolutamente, per me la Serie B deve essere un campionato tra sperimentale dove vai comunque a migliorare anche i giocatori che sono in quella categoria che puoi provare cose nuove assolutamente anche gli allenatori deve essere comunque una sorta di vivaio no? da lì comunque devono fare esperienze e poi diventare grandi allenatori ma soprattutto fare esperienza di campo i gestori degli spogliatoi credo debbano stare ad altissimi livelli comunque perché poi... È normale che l'Inter a livello tattico chiunque ha sempre da imparare, però lì magari dei giocatori che sono più che altro da gestire più che da insegnargli qualcosa. Poi ci sono anche i fenomeni allenatori come magari lo stesso Guardiola che ogni anno ci fa vedere qualcosa di nuovo, però quello non è che tutti c'è cioè chi ama Guardiola. A me piace Guardiola tanto quanto Ancelotti, che magari non ha quelle caratteristiche, non è che tu dici apri, il, accendi la TV e dici quella è la squadra di Ancelotti, no, però. Lo ritengo uno dei natori più importanti che sia mai esistito perché, comunque, è stato ade e avanti anni luce rispetto a tanti altri nella gestione delle persone. Quindi fa capire quanto sia difficile fare natore. però naturalmente, in Serie B credo che sia molto importante proporre qualcosa di nuovo, far vedere un bel gioco, far sì che anche tu possa aiutare tanti giocatori perché poi possono andare magari in Serie A, soprattutto quelli un po' più giovani e possono dimostrare il proprio valore, avendo tante conoscenze. Credo che devono immagazzinare, soprattutto visto che non è che sono tutti così anziani i giocatori di Serie B, ma lì devi coltivare i valori, una volta che li porti su con tante conoscenze, è un vero valore aggiunto quello. Quindi bisogna anche essere fortunati, tra virgolette, a trovare i giusti. Alla, ciao, io vado con una domanda in casa Brescia, mi prendo io la responsabilità. Eh, di solito siamo abituati a sessioni di calcio mercato in cui Cellino fa tutto e il contrario di tutto. Eh, da, da un po' di mesi a questa parte, da quando è arrivato Maran e poi ha confermato sul mercato, Cellino calma piatta. Eh, non si sta eh, facendo sentire né con le parole né con le azioni. Sta lasciando spazio, spazio che a mio dal mio modesto avviso non ha lasciato a Gastardello che anche avrebbe potuto fare il suo percorso tu credi che questo mercato fatto solo di gestione e di tentativo pare riuscito di rinnovare il contratto a Cistana sia quello che serviva a un ambiente che da tanto tempo viveva una rivoluzione alla volta di continuo senza mai avere il tempo di assestarsi perché la mia visione è bene o male questa, e quindi volevo un po' capire qual è il tuo pensiero. Ma forse non è mai scoppiato il vero amore tra Brescia e Cellino Quindi anche lui più di tanto non ha voglia di investire. No? Quindi sa benissimo che quest'anno ha una buona squadra, ha una squadra che può lottare i, per i playoff, senza, magari ne, anche senza nessun inserimento. Magari appunto Rinomanda Ci Stana. Che è un giocatore molto importante. E fai fatica a magari a trovare un difensore così in serie B. Quindi Trevivete si sta accontentando. Penso che dentro la sua testa non abbia voglia di investire per provare a fare qualcosa in più, magari provare a raggiungere i primi posti della classifica. Quindi, dopo essersi scottato l'anno scorso, quest'anno a mio parere vuole fare un campionato tranquillo e, e penso che il Brescia lo possa comunque fare, possa ambire anche a, a un posto nei playoff con la rosa attuale. Ale, intervengo. Per mostrarti un commento dalla chat di Silvio Tocchi, diceva la Tressina di Ale Budel faceva calcio spettacolo. Io mi voglio unire a questo commento perché parliamo di una B2002-2003, se non vado errato, completamente differente. Sono passati vent'anni. Domanda anche qui, oggi festival della banalità, Ma delle domande, ma secondo me sempre interessanti, quindi non... Abbiamo perso Ale probabilmente, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ecco Ale, ci senti? Eh, ci senti Ale? Scusate, scusate. Ah, ok, mi perfetto. Stanno, mi stanno chiamando. Sì, poi ti, ti liberiamo dopo questa beh, curiosità beh. Della, della Tristina. No, no, volevo dirti: un calcio, un calcio completamente mutato. Si parlava di B, prima molto competitiva. Noi adesso stiamo rivendicando la competitività della serie B. Secondo te, nel grande cambiamento del calcio italiano, dove si colloca il miglioramento della B anno dopo anno? Cioè, per te era meglio quella serie B in ottica movimento totale o questa serie B? Ma devo dire che la serie B di allora non, non distanziava tanto dalla serie A, devo essere onesto. A me comunque piaceva. Guarda, ti dico la verità: tanti giocatori scendevano dalla serie A, volevano andare a vincere i campionati in serie B, perché comunque, ripeto, anche a livello economico, probabilmente era un vantaggio una volta. Quindi a me piaceva. Era la serie B con gli stadi pieni, con grandissima qualità. Quindi è normale che uno sia sempre poi un po' amante no? De, del calcio retroso di quando giocavi però obiettivamente a me piaceva tanto quella Serie B e quindi un po' ho un po' di amare in bocca no? pensando a quella che era la Serie B oggi sembra, non voglio dire ma quasi mh, più vicina alla Lega Pro che più vicina alla Serie A la Serie B, cosa che allora secondo me non era così Jack tra l'altro ci dice basta andare a dare uno sguardo alla classifica cannonieri di quell'anno probabilmente eh, sotto quasi. questo aspetto nella Tristina c'era Fava, che tra l'altro è un altro calciatore molto con, a cui ci lega molto affetto, probabilmente c'era Protti in uno dei tanti anni di fuoco. Quindi, ok, noi stavamo sostenendo la competitività, questo è, la, è il tuo pensiero. Ovviamente l'hai vissuta nel campo, noi neanche diciamo come commenti, e quindi niente. Se hai ancora un minuto, Francesco, voleva farti una domanda, altrimenti ti liberiamo senza problemi. Dimmi, no, dimmi. c'è un altro perché mi stavano chiamando per un'intervista. Massimo, se va via, gli vi, devo rispondere. Perché purtroppo oh. io ho commentato a Napoli e quando commenta Napoli. È, eh sì, immaginiamo. Sono un, dei martelli. Va bene, perché... allora mh, sarà per la prossima, magari tra qualche mese. Così facciamo passare più spazi. Ah, va benissimo, Ale, ti, ti ringrazio. Vi Bocca al lupo vi per la trasmissione, grazie. È stato un piacere. Ciao Alessandro, grazie mille. Grazie ciao, ciao, a te. Grazie, ciao, 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 ciao. Eccoci qua nuovamente fatto questo escursus. Ma non ehm... erano così banali le domande. Adesso non no, buttiamoci giù. No, io non. Per me banalità è sinonimo di ripetitività. Però, se, infatti, ah, l'ho okay. detto. Ho detto, secondo me sono sempre interessanti. Quindi, lì dove c'è l'interesse. Me ne frego del fatto che probabilmente siano sempre le stesse. Anzi, nel nostro mondo, eh, della fattispecie quello, in quello del giornalismo, c'è la categoria di domande banali, ma quella delle risposte banali è al di sopra, non, non si supera. Negli, per fare un'intervista interessante agli addetti ai lavori e mi fornisco un auto assist, Manu, prima avevamo detto parlavamo di Vanoli, quindi ci chiedono sia del calcio di Vanoli, ma io voglio prima imbeccarti sulla conferenza stampa di Vanoli imbufalito per la cessione di Jonsen alla Cremonese all'ultimo giorno di mercato senza la possibilità concreta di poterlo rimpiazzare è dunque un, un pensiero di tutti sul Vanoli allenatore e sul Vanoli personaggio parlavamo di Bianco, Allegri e De Zerbi Vanoli è un figlioccio di Conte quindi probabilmente avrà preso anche questo a livello comunicativo dall'allenatore Salentino sì, io, per, oltre alle parole di Vanoli, ci sono le parole di Jonsen che fanno altrettanto rumore e che è un tema che va toccato per quanto il Venezia sia una società che non è un mistero. Con noi di Pianeta Serie b ha un rapporto strettissimo di stima reciproca, ma eh, tutto quello che è successo negli ultimi giorni di mercato ha semplicemente dell'assurdo... Eh, il ban della FIFA di cui non si sapeva niente pare legato a un mancato pagamento di una tranche eh, del cartellino di Quisanza al Bayern Monaco, eh, che quindi ha impedito di fare mercato in entrata. La decisione di cedere Jonsen che sarebbe assurda anche se si trattasse di un'offerta irrinunciabile, dato che è una diretta concorrente per la promozione in Serie A. Uh, poi a questo si aggiungono le parole del calciatore che sostiene di fatto di essere stato ceduto quasi contro la sua volontà. Vanoli, in questo momento, si trova a gestire una piazza in subbuglio che credeva al netto di quelle che potevano essere divergenze culturali tra una piazza storica e una proprietà straniera, ma comunque credeva nelle intenzioni della società. E invece, adesso, uh, Quel miracolo, quella magia si è un po' distrutturata e bisogna ricostruire discorsi nuovi. E Mister Vanojì, per farlo, ha deciso la via dell'onestà: ha deciso di non bendarsi gli occhi, ma di affrontare il tema di petto, esprimendo tutto il suo malumore, tutta la sua tristezza per questa decisione del club, andando quindi di fatto anche a mettere in difficoltà. Uh, il suo di Antonelli, che di lì a poco avrebbe parlato in conferenza stampa, uh, hai fatto bene a paragonarlo a Conte perché di conferenze così incendiarie, ma non a caso su temi specifici su cui è più che legittimo avere un'opinione forte, ne ricordo ben poche e quasi tutte di Conte. Eh, per quanto riguarda invece il Vanoia, allenatore, veramente non basterebbe una trasmissione intera. Lui ha preso il Venezia l'anno scorso, che era ultimo, lo ha portato a giocare i playoff, e quest'anno in Venezia si sta giocando la promozione diretta. E tutti quanti sottovalutano eh, il lavoro dell'allenatore, quest'anno parlando di grande osa. Per me i Lagunari non hanno una grande osa. Al massimo. Eh, sono tanti elementi che sono stati valorizzati dal tecnico. Busio e Tessman non facevano difficoltà estrema a esprimersi solo in Serie A, ma anche in Serie B prima del suo avvento. Adesso sono due titolarissimi. Tessman piace molto al Bologna. Busio è quest'anno uno dei tutto campisti più forti del campionato perché ha tutte e due le fasi, sa inserirsi, è presente anche in zona goal. Parto dall'esempio di questi due calciatori per far capire che il valore attuale non è quello reale, ma è figlio di un lavoro molto profondo. Oppure stiamo vedendo costantemente titolare Pierini. Pierini in carriera prima di Venezia era l'uomo delle 4-5 prestazioni, anche molto brillanti, e poi sparisco. Pierini è un titolare fisso di questa squadra ecco le sue caratteristiche che fanno comunque della discontinuità un marchio di fabbrica riesce a esprimersi. Ghion, lo stesso stava vivendo la sua miglior stagione, sbloccatosi anche sul piano realizzativo, calciatore bravissimo a a 30 metri dalla porta, poco pratico in tutto ciò che porta punti, è diventato uno stoccatore, un risolutore di partite. Quindi dietro l'esplosione degli uomini che fanno sembrare in Venezia una squadra da lotta per il primato c'è il lavoro profondo di un grande allenatore che ha dimostrato di essere in grado di ribaltare la concezione di una rosa per me veramente eh, non... io sono un amante di Pecchia lo sapete tutti, lo considero il migliore allenatore della serie B ma proprio per, per piacere personale per gusto ma il lavoro di Vanoli non ha eguali per il punto di partenza che ha avuto e per lo sviluppo che è riuscito a dare a questa squadra. Dal mio punto di vista, io abbiamo parlato di Vivarini, abbiamo parlato di Ivanoli. E quindi volevo chiedere ad Alberto: Jack ci chiede preferite guardare la partita del Venezia di Vanoli o del Catanzaro di Vivarini? Effettivamente è un, un ottimo accostamento. Per quanto differenti le due squadre e dunque per questo ottimo. Poi la seconda parte della domanda, Strefezza, può essere il colpo promozione del Como? Secondo me, tipo come X Factor 4 sì per questa domanda, perché sarebbe ingeneroso e in malafede rispondere il contrario. Quindi la risposta su anche, Strefezza è sì. Anche se fosse andato tra... al Consiglio, avrei detto colpo promozione. Eh, sì, perché Strefezza. Sì. così forte che. No, strefezza allucinante. Io amo utilizzare il termine storico per l'acquisto di strefezza perché i milioni investiti in questa fase di mercato in Serie B è appunto una cosa storica e quindi tra Venezia di Vanoli e Catanzaro di Vivarini ti chiedo, e poi coinvolgiamo anche Francesco ah, e a... Divanoli, se devo anche... scegliere quale partita guardare sceglierei il Catanzaro di Vivarini uh -huh. però mi leggo al discorso che facevamo prima sul gestore e valorizzatore credo che un valorizzatore come vanoli ce ne siano pochi nel senso che prende una rosa e ti valorizza tutti i giocatori che hai o quasi tutti i giocatori e quindi per una società dal punto di vista economico è, è, è tantissimo perché come diceva come dicevate voi prima è, i giocatori del venezia come, come era già successo anche in Serie A, si se amano presi a football manager, vedendo con gli algoritmi e cose così. Poi li devi far giocare insieme e poi devi valorizzarli. E lui sta facendo tutto questo in una situazione nella quale poi gli vendono anche i giocatori. Quindi, cioè, se sommi tutto questo, gli vanno solo fatti i complimenti, anzi, data anche una pacca sulle spalle: dire: guarda, ti stai costruendo un'ottima un carriera prendi tutto questo come esperienza e, e continua sulla tua strada, però per me posso fargli solo i complimenti. Che poi senza nulla togliere a Javorcic che ah, ovviamente era l'allenatore del Venezia prima di Vanoli, aveva raggiunto questa Serie B con una promozione anche qui storica con il Sud Tirol, E poi però probabilmente, non lo so, ha sbagliato la scelta, comunque era costretto ad accettare, data l'importanza del progetto ma serviva veramente un colpo di coda importante per assemblare una squadra, come hai giustamente detto tu Alberto, alla Football Manager. E che, ecco, anche Umberto dice che gli ci hanno dato poco tempo e ci sta. Secondo me sia la scelta di Avorcici, cioè, probabilmente ci stava anche l'esonero, perché quando delle stagioni nascono in quel modo, finiscono, tendono a finire, a finire male chiudendo il discorso su Vanoli e introducendo un altro discorso, qui eh, gli amici della fiera probabilmente non mi conoscono, io amo dare temi, ma prima ancora lanciare provocazioni, perché Framas 18 ci dice giustamente due parole sul Como di Fabregas come proposta. Se io leggo l'organigramma, l'allenatore è Osian Roberts. Se io leggo il comunicato del Como e leggo la parola ad interim l'allenatore è Osian Roberts ovviamente questa è una provocazione lo stesso Roberts ha detto la formazione la faccio insieme a Fabregas eccetera eccetera ma al netto del risultato finale del Como io lo scrissi il giorno dell'esonero di Longo secondo me c'è stata una lacuna comunicativa scelta opinabile ma ognuno fa quel che vuole il comunicato in cui parlava Uh, su Aro, correggimi, correggetemi se sbaglio col nome, faccio sempre confusione tra nome e cognome, comunque il rappresentante del Como secondo me ha fatto più danni della Grandine, poi la promozione di Osar Roberts, eccetera, eccetera. Questa è una mia provocazione, me lo dico da solo, secondo me legittima, perché comunque la confusione c'è, è Fabregas l'anima di questo Como, però a me non, non è andata giù la promozione di questa storia, mettiamola così. Parlando invece solo di calcio, chiedo a Francesco se ha effettivamente visto un cambio totale o parziale nei due Como entrambi in lotta per la Serie A. Perché lo stesso Longo era forse a due o tre punti dalla Serie A diretta. Allora, Albert, se tu vuoi commentare questa cosa del Como o poi prendo la parola. Dimmi, dimmi tu. Perché diciamo so che. È... Sì, esatto, perché so che a minuti ci devi lasciare, quindi se vuoi commentare il Como mi permetto di, di lasciarti la parola. Anche no, provissimo... no, no, dico solo che Fabregas diventerà un grandissimo allenatore, questo non ho molti dubbi. So che a Como non c'è dal lunedì al venerdì quasi, perché poi va il patentino lo sta facendo in Inghilterra e quindi gli allenamenti non li sta facendo lui, poi eh, la formazione la sceglie lui e, e la, la rifinitura la fa lui. Eh, è lui l'allenatore, non, non deve fare un altro percorso. Eh, secondo me, come diceva Alessio, le tempistiche e il modo è stato sbagliato: si poteva fare diversamente. Ma sono sicuro che il percorso del Como e di Fabrica saranno molto importanti. Questo non ho dubbi. Con tutto il bene che gli posso volere a lungo, sarebbe stata sarebbe stata comunque una cosa a tempo. Quello, questo va detto. Quindi, questo è vero. avrei fatto diversamente, ma la storia sarebbe finita prima o poi. Ma molto prima che poi, allora, ragazzi, prendo la parola. Qui uh, vorrei toccare sia il tema Como e poi anche dire la mia, ragazzi, se mi concedete la possibilità, su Jonsen il tema Como. Secondo me, deve essere portato su due direzioni la prima che esposa la provocazione di Alessio perché? Molto banalmente perché in quanto per carità non siamo grandi d'età, abbiamo poca esperienza di calcio e di vita ma leggere quel comunicato in cui ho comunque quelle intenzioni in cui si parlava di voler proporre un calcio più propositivo dinanzi a una squadra in quella posizione di classifica che, che, che se ne dica per quanto fosse un calcio maggiormente di transizione che di dominio quello di Longo, ed è questo il più grande punto di rottura che io noto con la gestione Fabregas, ma ci arrivo. Il Como era in una posizione nobilissima di classifica ed è stato fatto con dei tempi e con dei modi inspiegabili. E riallacciandomi poi alle, come dire, alle, alla gestione del Como, ma io lancio, come dire, rilancio una provocazione. Ma chi decide nel Como? Io ho conosciuto, ho, ho intervistato Ludi, che è una persona molto pacata, competente, ma il settore giovanile del Como, chi è il responsabile? Dove sono i giovani del Como? Il mercato del Como, da dove arriva? Che ruolo ha la proprietà? Che incisività ha Wise? Qual è la relazione tra Wise e ehm, appunto Ludi? Come si connettono i dirigenti? Come si connette la proprietà con lo staff tecnico? Perché con quei modi? Perché con quei tempi? Perché sono mancate dichiarazioni incisive e concrete sull'esonero di lungo? E questa è la parte provocatoria. La parte che spero essere maggiormente analitica io ho notato sin dalle prime battute del Como ho detto che una squadra non si può ribaltare perché ci sono le caratteristiche dei giocatori che poi chiaramente vengono mescolate con i principi di gioco dell'allenatore che siede in panchina. La squadra non è stata ribaltata. Io, però, noto una proposta più sofisticata, maggiormente propensa a dominare il gioco. Noto davvero la, il dettaglio più, più significativo. Ora il comò si muove molto meglio nei mezzi spazi e tra le linee, c'è una ricerca della superiorità che oltre a essere posizionale è anche funzionale perché i giocatori prendono palla per incidere, non prendono palla per, per ripartire, per giocare quasi unicamente in transizione facendo leva sulla compattezza e sulla componente atletica come con, con Longo. Invece ora vedo, ribadisco, degli intenti maggiormente propositivi. Detto ciò, questo è anche favorito da, dalla presenza di una tre quarti perché una tre quarti da cugna, Verdi Strefezza ma io faccio fatica anche a menzionarla assieme a quella, delle, a quella della Cremonese e ai giocatori offensivi del Parma per superiorità rispetto al resto. Quindi ribadisco, io noto aggiornamenti, a mio avviso, positivi sulla proposta, però i modi, i tempi e le modalità di comunicazione della cosa sono state davvero pessime. Pessime su una società che secondo me è un progetto davvero affascinante, perché il como è davvero affascinante per la ricchezza della proprietà e per le possibilità di portare... Il calcio a un certo livello in un territorio dove, così come Venezia, così come Genova, così come Parma, ci sono delle possibilità di connettere il calcio con la componente sociale, con il luogo, e con anche quelle arrivo a dire con iniziative di marketing territoriale che il Venezia fa divinamente. Quindi questo è un punto, di, è un punto secondo me, di estremo valore, è ecco, quel come può seguire questo filone. E io spero la questione stadio, anche menzionata, perché. È un'altra cosa su cui ci sono comunicati, dichiarazioni, ma concretezza poca. Secondo me, io credo, credo, spero per il come e per come che l'indicazione possa essere quella. Uh, vado su Jonsen, sarò rapido. Io credo che il Venezia, detto che non credo troppo al gioco dei comunicati e delle dichiarazioni, perché nel momento in cui il Venezia, nella persona di Antonelli, sostengono come il ragazzo e i suoi agenti fossero già in trattativa e fosse stata una cessione inaspettata. Subentra il ragazzo che poi dice il Venezia trattava alle mie spalle, io non volevo lasciare il Venezia. Io credo che nell'una o nell'altra parte si siano svegliate e abbiano saputo dell'operazione. Questo è il mio pensiero perché non può essere stata una cosa così diretta. Non capisco il perché, in quanto Jonsen è un giocatore che facilmente avrebbe avuto mercato anche all'estero, ma davvero facilmente. Non capisco come sia stato possibile rinforzare una diretta concorrente è sotto un aspetto tecnico-tattico, secondo me il Venezia ha perso tantissimo, perché, cosa che a mio avviso è rapidamente emersa contro il Parma, Jonsen è uno dei era uno dei pochissimi giocatori del Venezia in grado di generare superiorità numerica con il dribbling. Adesso guardate la rosa del Venezia, può essere di valore o non di valore, ma quanti giocatori hanno il dribbling nelle corde e quanti giocatori in situazioni, come dire, bloccate, sabbiose, Possono scompaginare gli intenti degli avversari. Ellerson è un giocatore di gamba di inserimento, ma non di Blomane. Olivieri, nemmeno. È subentrato Barcason, che è ancora un'altra tipologia di giocatore, in Venezia, secondo me, faticherà a scompaginare situazioni bloccate. Perché Jonsen era un giocatore che ti dava anche quello, abbinando poi alla componente di, di rifinitura un fatturato che negli altri anni mancava. Paolo Zanetti tra le tante cose belle fatte per il Venezia e a Venezia, secondo me, descrisse Jonser nella migliore maniera possibile, fino agli ultimi 30 metri, è un giocatore da grande squadra. La parte restante gli è sempre mancata, la stava trovando in questa stagione, con una perdita gigante, tra l'altro ottima operazione della Cremonese, non solo perché prende un giocatore di valore dalla diretta concorrente, ma perché la Cremonese, leggevo questo rotto, molto interessante, è la squadra con il maggior numero... Di progressive carries, molto banalmente, senza anglicizzare, di condizioni e di transizioni. E quindi inserire in questo, in questi intenti, è tanto altro la Cremonese, ma inserire in questo fondamentale un giocatore così strappo e così atleticamente esuberante come Jonsen, secondo me dà davvero valore, ulteriore valore a una squadra fortissima come quella grigioressa. Perfetto. Grazie, grazie Alberto. Vi devo salutare. È stato un piacere essere con voi in questo esordio e Inziché. come vi ho detto, mi piacerebbe costantemente essere al vostro fianco. Quindi spero che siate divertiti. Non si voi. suol dire assolutamente, assolutamente. Noi penso che andremo, andremo avanti ancora per un po', perlomeno fino a quando. Poi c'è l'amico Framas 18 che ci chiede di parlare di cittadella e Cassano, dobbiamo per forza. Eh, vorrei rimanere, ma mio figlio mi reclama e mia La moglie buona. ha una pistola puntata. Beh, assolutamente, allora ti lasciamo. Ciao, ciao Alberto, grazie ciao, grazie ciao Alberto, grazie mille. Ciao Alberto. perfetto. Allora, ragazzi, io vado con ordine e con netto ritardo, ci sono due temi che io voglio affrontare. Il primo è un interessante. Ve lo metto in sovraimpressione: un interessante parallelismo tra il Palermo di Corini o comunque potenziale parallelismo tra il Palermo di Corini e il Milan di Pioli. Due squadre che, seppur in categorie diverse, seppur con momenti diversi, hanno affrontato crisi diverse di risultati di ambiente, e diciamo che probabilmente tra A e B sono i due allenatori meno supportati in questo momento tra i due allenatori meno supportati. Dalle piazze. Eh, quindi questo è il primo tema che lascio, lascio a voi, poi abbiamo. No, non ve li spoilerò, anche se poi probabilmente li avete letti, perché sono tutti temi interessanti che meritano di essere trattati con, con il tempo dovuto. Mano, su tu. Bene, man... io ho appena parlato, ti lascio l'onore. Eccoci. Allora io. E sul parallelismo sinceramente non vedo un nesso fortissimo perché non credo che al Palermo manchi equilibrio o comunque che non manchi nella zona centrale del campo perché il Palermo per me ha il centrocampo più vario e completo rispetto a tutta la concorrenza. Poi si può disquisire dei singoli, si può dire chi rende di più, chi rende di meno, ma tutte le caratteristiche per giocare in qualsiasi modo. Vuoi giocare a due può farlo, vuoi giocare a tre può farlo, vuoi variare in qualsiasi modo agli uomini per elaborare qualsiasi tipo di calcio. Io credo che il grosso, grossissimo problema del Palermo nel corso di questa stagione eh, sia stato proprio l'amalgama mai trovata da Corini. E questo non è una questione di equilibrio, questa è una questione, secondo me, anche molto mentale. Il, Qualche settimana fa abbiamo parlato anche con ospiti locali a Bitorc e io ho posto la domanda su Di Francesco Insigne, per fare due esempi su tutti. Il Palermo ha calciatori molto, molto tecnici che non si sono mai accesi. Per quanto riguarda invece le defiance nel reparto arretrato, se noi andiamo a prendere. La rosa, ci rendiamo conto che effettivamente è l'unica zona di campo in cui esistono delle lacune oggettive. Il Palermo ha preso un'enormità di gol per individuali più che per situazioni di squadra o di reparto. E a mio avviso ha corso un grande rischio a gennaio, soprattutto Dato anche l'infortunio non breve di Lucioni, a non rinforzarsi in quella zona di campo, che era quella in cui maggiormente sarebbero serviti innesti, perché sì, ok, di Achite come terzino destro, ma di Achite, se a del Ceao viene un raffreddore, si troverà a fare il centrale, adattatissimo. Quindi per me il vero limite del Palermo sta nei singoli dietro. Per limiti individuali e nei singoli davanti per un mancato feeling col tecnico. Il calcio del palermo davanti è troppo poco associativo per i calciatori che ha. Anche perché abbiamo una prima punta come Bruno che è bravissimo a legare il gioco, a dialogare con i compagni. Nonostante questo, abbiamo sempre e comunque visto. Nell'arco di questa stagione, calciatori molto isolati, squadra sempre in inferiorità numerica, ma questo più davanti che dietro. Io vedo il problema della Rosa. Il Palermo ha una struttura d'organico. Per veramente imporsi su qualsiasi campo e invece non si impone quasi mai. Adesso viene da un bellissimo 3-0 col Bay. Ma se noi andiamo ad analizzare la partita, a me spiace spegnere l'entusiasmo. Ma io vedo un Bai che non è sceso in campo più che un Palermo che ha dominato, francamente. Per quanto la prestazione di Diachi Terranocchia, i due arrivati a gennaio, sia più che confortante ci convince che il City Group ha preso due grandi calciatori per provare a salire in Serie A, però per me i difetti, soprattutto negli uomini che ho citato, quindi varie insegne di Francesco, sono quelli di sempre. È un calciatore invece tante, tante volte eh, ostracizzato dalla piazza, come tutti i profeti in patria, come Di Maiano anche in quel frangente da subentrato è stato uno dei migliori in campo quindi secondo me il Palermo ha tanti problemi diversi che sono più di natura individuale che di equilibrio collettivo, io non credo che il Palermo sia una rosa costruita per non poter essere bilanciata cosa che invece credo del Milan io credo che in, credo che in estate siano stati fatti degli errori in casa che enormi per cui il Milan non può giocare in nessuna maniera Mm, ne sono fermamente convinto credo che invece il Palermo possa giocare in tutti i modi e risultare sempre efficace, sempre funzionale ma che Eugenio Corini non ci stia riuscendo Grazie Manu, qui sempre restando per, eh, sul Palermo perché c'è lo stadio mezzo vuoto a Palermo Pizzico 14 sperando di non fare gaff e, e, co, una delle persone che ci lascia lo spazio sulla fiera del calcio sia Carlo Pizziconi, che salutiamo e ringraziamo anche in questo, su, questo, totalmente, totalmente. su questo canale per, per lo spazio, sperando di star facendo un ottimo, un ottimo esordio. Allora, qui la questione è banale da un lato, ma molto profonda dall'altro. Banale nel senso che, così come capita al Bari, come è capitato lo scorso anno al Bari, che fino alla fine è stato. Mh, è stato lì battagliando col Genoa per la miglior media spettatori, la grandezza dell'impianto del San Nicola nel caso del Bari, del Renzo Barbera ovviamente fa molto. C'è un però, ossia il Palermo in questo momento grazie al pezzo che magari invitiamo eh, tutti a coloro che ci seguono che su Pianeta Serie B aggiorniamo settimanalmente grazie al grande lavoro di Stadia Post Cars che sono i migliori sotto questo aspetto degli, degli spettatori. Il Palermo, dopo essere partito benissimo, è adesso alle spalle della Sampdoria, sia per, spettato per spettatori totali che ovviamente per media spettatori, anche quando si differiscono le, le partite, di almeno 1500 spettatori. Il Palermo ha una media di 21.879. L'impianto del Renzo Barbera credo sia sui 35.000. E dunque, l'effetto ottico è importante. Il problema, analizzandolo, è un distacco totale e quasi globale della piazza Rosanero con Corini, non con la società. Perché di solito gli stadi sono mezzi, vu mezzi vuoti per le contestazioni alle società. Eh, sta succedendo al Bari in questo momento: lo scorso anno si era un tutt'uno, in questo momento i De Laurentiis sono molto criticati e contestati a Bari. A Palermo c'è questa stranezza o comunque questa, questa tendenza, ossia Eugenio Corini, si può discutere di questo, io tendo a concordare ovviamente analizzando poi dopo e coinvolgendo anche Francesco Emanuele, Eugenio Corini viene visto come il colpevole numero uno per la mancata resa di una squadra che viene ritenuta dai tifosi e aggiungo anche da gran parte degli addetti ai lavori e aggiungo anche dal sottoscritto come una rosa da serie a diretta il Palermo eh, scrisse un editoriale in estate a fine mercato il Palermo si diceva stesse comprando figurine, no, il Palermo ha condotto un ottimo mercato prendendo calciatori che la B l'hanno vinta e dominata l'anno prima, due anni prima, tre anni prima e queste non sono le figurine le figurine furono Boateng, Balotelli nel, primissimo, nel primo Monza di Galliani e Berlusconi in Serie B, quindi eh, la piazza Rosanero che si incendierà in caso di volata finale o in caso di playoff, perché comunque lì al netto della contestazione un risultato, sia la Serie A da raggiungere, sarebbe molto più importante rispetto a contestare l'allenatore che potrebbe darti la Serie A. Il motivo per cui lo stadio è mezzo vuoto è Eugenio Corini, che è un'assurdità una peculiarità considerando anche che per la dirigenza è inamovibile o comunque ci sono stati molti momenti in cui Corini poteva essere facilmente, usando le virgolette esonerato, visto che visto che scusa mi ero distratto a leggere il commento di Tommy che lancia Silvio Baldini e sì probabilmente con Silvio Baldini a Palermo lo stadio si, rie si riempirebbe detto ciò Corini penso che adesso a meno di disastri totali Finisca la stagione perché c'erano stati momenti veramente in cui il Palermo non riusciva è tuttora in difficoltà. Ma almeno i risultati stanno arrivando tra l'altro proprio in casa. Ma il Palermo non riusciva a macinare. Eh, quindi ragazzi, io ho finito il mio intervento. Tommy mi ci chiede: um, Silvio Baldini, il problema è la sua mancanza. Qui si subentra in aspetti non meno tecnici perché così daremmo poco credito a. A quello che è un allenatore dalle idee grandiose che a Palermo ha fatto un miracolo di pura passione, perché quel Palermo non era la squadra più forte dei playoff di Serie C, così come lo, il Lecco non era lo, sco lo scorso anno la squadra più forte di Serie C. Anzi, e però questa chiamata è clamorosamente calzante con la domanda eh, di Carlo, la mia. Risposta penso più o meno oggettiva e questa è una chiusura di un cerchio tanto romantico quanto infattibile. Deduco ed considerando come è, com è finita subito la storia. Ragazzi. Io intervengo eh, perché è un tema, come tutti quelli che stiamo trattando, ultra interessante. E per spiegare quello che penso eh, riprendo un virgolettato di un altro amico della fiera che è Daniele Detto Lele Adani. Che parlando del Milan e quindi collegandomi al parallelismo del nostro ascoltatore prima parlava in lo tempore della fine del ciclo Pioli, quale che sarà l'epilogo di questa stagione. Io ho la sensazione che se anche il Palermo dovesse andare in Serie A al termine di questa stagione, il percorso di Corini terminerebbe. Ribadisco indipendentemente dall'epilogo, perché ci sono delle storie dove davvero si fatica a trovare la ragione tattica in questo caso, che cercherò nel mio piccolo di provare a condividere con voi, ma ci sono delle storie dove nel momento in cui non scatta la scintilla, e la scintilla non è scattata, ma anche lo stesso Corini criticò l'ambiente, um, ma credo non più di qualche settimana fa, sottolineando come ci fosse troppa negatività attorno alla squadra che comunque, ora qui leggo, volevo essere certo, è quinta, quindi è pienamente in corsa per tutto, ma nel momento in cui manca quella chimica tra l'allenatore, e in questo caso, ed è una considerazione che estendo anche a piazze come Napoli, riprendendo Sarri, lo stesso Gattuso quando è arrivato, ci sono delle piazze che hanno bisogno dell'impatto emotivo. Corini caratterialmente, non c'entra niente l'allenatore né c'entra la persona che è squisita, non è carismatico. Corini non restituisce grande energia. Questa è una cosa che io rivedo anche nel Palermo, che è una squadra che può giocare in ogni modo possibile ed esistente nella letteratura del calcio, quindi sono totalmente d'accordo con Emanuele. Macorini non dà la sensazione che Silvio Baldini, oltre a essere tatticamente mistico, dava totalmente, non sembra essere un trascinatore. Dico sembra perché non lo vediamo nel quotidiano, quindi non mi permetto. Ma quantomeno dalla televisione, non sembra essere un trascinatore e io ho la sensazione che questo modo di stare in panchina, questo modo di intendere la professione, non si sia collegato con una piazza totalmente passionale, totalmente accesa come quella rosanero. Che infatti, è parte di un percorso stupendo con il City Football Group, dove sarebbe poi interessante capire gli effetti dell'avere quella proprietà su una piazza dove la tradizione è così importante. Ma questa è un'altra un storia, ugualmente interessante. Quindi, mi faccio davvero una questione di empatia per rispondere alla domanda di Don Carlo, perché il prefisso Don è, è inevitabile. Non tanto una questione tattica, dove però volendo entrare dentro l'argomento, io ho la sensazione che il Palermo, pur potendo fare di tutto, ribadisco per i giocatori che ha, sia una squadra poco energica, che domina poco la partita, che nei momenti clou viene spesso a mancare, che viene meno nelle, nelle individualità, come diceva Emanuele, per distrazione, per mancanza di connessione, per mancanza di chimica. E io infatti a tal proposito credo che l'innesto di Ciacatrore magari non riparterà la squadra, ma un giocatore così frizzante, con il brio della, come dire, dei migliori anni che stanno per venire, con delle caratteristiche tecniche che sono capaci di mescolare la tecnica di badisco che va sempre applicata, ma parlo di tecnica, a, a quell'esplosività che però il Palermo ha già dentro, perché di Francesco, lo stesso di Mariano, Insigne... Sono giocatori molto, molto validi. Ma Ciacatra o Re potrebbe dare quel brio che la squadra manca, perché soprattutto poi sulla mediana, per me, Palermo, in relazione alle possibilità che ha, è davvero una squadra che sfrutta poco. Perché Ranocchia, ragazzi, ha giocato una partita, l'ultima contro il, il Bari, Pardon, Il gol di controbarzo è un gol che non ha senso. Ranocchia è un giocatore che per strappi e per capacità balistica, davvero è accostabile a strefezza. Per menzionare un altro grande gol perché la nocchia destra-sinistra non fa differenza. Pochi minuti prima del gol c'era stato un super tiro di sinistro dal vertice sinistro dell'area parato da Brenno con una parata spettacolare. Non lo stesso Segre che è uno specialista di colpi di testa, Gomez, che secondo me è il calciatore che maggiormente gli dà la possibilità di giocare a uno o a due perché sa palleggiare, sa interdire, sa inserirsi. Il Palermo è giocatore che sanno fare tutto, soprattutto dalla cintola in su e quindi fa troppo poco, ha poca energia. È una squadra che davvero non è bella da vedere e per berlo non do solo valore alla componente estetica, ci mancherebbe ma anche la componente agonistica. È una squadra che non ha fame, pur facendo poi risultati, perché Palermo tra l'altro è la squadra che crea maggiori presupposti per fare gol, infatti con Fonte è la squadra con il numero più alto di expected goals, una statistica che ora piace tantissimo ma che sottolinea come la produzione offensiva comunque sia importante ed è anche la prima squadra per tiri in porta, quindi Palermo crea, per carità, però secondo me al contempo fattura poco nei 90 minuti in relazione a quello che potrebbe fare ed è una squadra che non ha anima, secondo me ha poca energia ed è questo che ha portato la piazza a, a scollegarsi, c'è cioè, stato uno scollamento totale tra la piazza e Corini che per chiudere come ho cominciato secondo me porterà all'epilogo del ciclo indipendentemente dall'esito della stagione condivido condivido e mh, prima che il maga scappa della cremo adesso parliamo anche perché tra i tanti temi c'è proprio un suo commento di inizio live eh, eccolo qua parliamo del calcio che emana il mudo che è un qualcosa di mh, ovviamente clamoroso ma io voglio allargare questa riflessione a mano prima e a Francesco poi perché la cremonese che ha una squadra già forte, aveva una squadra forte prima del mercato, è riuscita nell'incredibile nell impresa, poi questo è perlomeno la mia, la mia opinione, di prendere calciatori qualitativamente fortissimi, perché noi abbiamo citato Jonsen, ma la Cremonese ha aperto il mercato con Faglietti e l'ha chiuso con, con Jonsen. E, e Faglietti, al netto dei problemi fisici, è un altro calciatore che purtroppo ha fatto pochissima Serie A o forse zero perché è passato da Bologna in quell'affare che portò anche Apenatti dalla Ternana al Bologna ma probabilmente non si sono mai affermati Serie A o proprio non hanno mai giocato ma in B fa tutta la differenza del, del mondo e quindi la Cremonese ha dato nelle mani e torniamo sempre a un discorso di prima di uno specialista assoluto come Stroppa Ballardini fenomeno ad entrare in corsa a salvare eccetera ma Stroppa è riuscito a mettere su una squadra con una solidità difensiva incredibile le ultime quattro partite: 4-1-0, senza non dico senza faticare, ma comunque senza mai dare quella, quella um, sensazione di essere sofferente. E Faglietti, Jonsen, questo per dire, stroppa al momento, sta facendo quadrare tutti questi uomini di qualità e poi, ovviamente. Lì dove esiste devo sempre citarlo perché l'essere umano più decisivo dell'ultimo lustro in Serie B, Massimo Coda, è già in doppia cifra. 11 reti, lo scorso anno al Genoa, secondo me, in un con una condizione fisica mai al top 10 reti. Quindi Coda è un calciatore che quando fa male va in doppia cifra, quando è discreto, ne fa 15-16 quando ti fa vincere il campionato te ne fa 20 e adesso si è stradato verso quest'ultima versione eh, fatto il mio doveroso appunto su Coda che è la cosa più vicina a Gonzalo Higuaín vista su un campo da calcio con le dovute proporzioni, non prendetemi per paragoni folli ma argomento perché scusate mi sto prolungando ma Massimo Coda ha le caratteristiche di attaccante di raccordo che usa entrambi i piedi che poi, quando non lega la squadra si ritrova in area di rigore ed è altrettanto letale, e chi ha visto per anni coda nel Benevento, nel Lecce, nella Salernitana, prima nel Genoa, adesso nella Cremonese, sa che questo paragone, per quanto inaccostabile, ovviamente per carriere, da un punto di vista tecnico, non è una, un qualcosa di sparato in aria, mano quindi, questo Stroppa, Vasquez Cremonese per me seria candidata alla Serie A dietro il Parma. Mano ti interrompo sì. un attimo, scusami, ti interrompo un attimo, Ale, il paragone, che poi non è un paragone, è un accostamento di caratteristiche, coda Iwain, per restare il baglisco solo nelle caratteristiche, è un po' la storia di Muriel e Renato il Fenomeno, giocatori che ne ricordano altri, ma che ovviamente, poi la questione è che adesso sui social, eccetera, eccetera, si esagera, si parla di caratteristiche, in effetti coda Nell'intenzione di stare in campo a quell'approccio lì. Poi è chiaro, non è coda, vale, vai, non è morire, vale un altro fenomeno. Ma come dire, nell'estetica del modo di giocare a calcio di questi, di questi interpreti, ci sono dei parallelismi. Punto, finisce lì. Manu, vai pure, scusami, sì, io dicevo appunto che eh, la Cremonese aveva fin qui una fonte qualitativa che era Vasquez. E stava bastando perché da quando è arrivato Stroppa il ritmo è da promozione diretta stava bastando e forse sarebbe bastato per continuare la stagione eh, potendo ambire seriamente al secondo, al primo posto e quindi a, alla Serie A senza troppi patemi però nel momento in cui sono venute meno un po' di mezzali per infortuni, poi c'è Pickel in Coppa d'Africa e allora si è presa una decisione di non infoltire l'organico di calciatori tutti uguali tra di loro, ma di variare per poter dare anche a un maniaco del 3-5-2 come stroppa tante possibili interpretazioni diverse. E infatti spesso si parla di stroppa... Come di tanti altri allenatori, come dogmatici. In realtà, se noi andiamo a vedere la cremonese, di dogmatico non c'è niente. La mezzara a volte ha fatto Vasquez, spessissimo ha fatto buon aiuto. Zani che era sempre stato un calciatore prettamente offensivo, è diventato un quinto. Quindi diciamo che ha saputo variare molto eh, assecondando le caratteristiche dei suoi uomini pure all'interno del sistema che conosce meglio. E adesso ha accettato una sfida superiore, ossia prendere una seconda punta pura, come credo sia Jonsen e un altro trequartista, se vogliamo, molto simile per caratteristiche, anche se meno, eh, come posso dire, immaginifico come faglietti, e aggiungerli a questa rosa. Quindi, adesso veramente la Remonese può giocare. Per citare prima il discorso sul Palermo, in tantissimi modi diversi. Io non sottovaluterei anche l'ultimo colpo, quello meno appariscente ma più pratico: di riportare un fedelissimo già avuto a Crotone e Monza come Luca Marrone. In squadra perché la cremonese dietro avete detto bene, sta subendo pochissimo. Ma la dietro è veramente corta, senza questo colpo sarebbe bastato poco per perdere gli equilibri. E invece, Marrone può essere un grande facilitatore se vogliamo anche per gli altri nuovi acquisti, nel senso che è un allenatore in secondo ormai, conosce stroppa benissimo. È uno di quegli uomini che fanno spogliatoio non solo da un punto di vista mentale, ma anche da un punto di vista tattico. Quindi mi sembra una scelta molto intelligente, molto funzionale e un bel finale di carriera che si sta regalando il ragazzo che con Stroppa ha vissuto le sue maggiori soddisfazioni sportive. Quindi io credo che questo non sia un mercato dell'eccesso perché il primo pensiero che è venuto uh, sapendo già di Faietti, appena è stato preso Jonsen, è. Fantastico, bellissimo, penalizzato in Venezia, ma il Grigio Rossi di concreto a che cosa serve? Serve a non banalizzarsi dal mio punto di vista. Serve a darsi la possibilità di non essere solo la squadra compatta, concreta, cinica che fa le progressioni di cui ha parlato anche prima Francesco Prima, che strappa tantissimo con i suoi singoli, cosa che Johnson comunque accresce perché ha quelle stesse caratteristiche. Ma serve per proporre anche un undici diverso, che possa essere più creativo, più associativo, in cui tanti calciatori di qualità possono mettersi a dialogare. Quindi a mio avviso c'è da premiare il coraggio di un mercato che nonostante le cose funzionino, non sceglie la continuità, ma sceglie la variazione sul tema. E poi alla Cremonese va anche fatto l'appunto, un grande merito, dopo aver perso sfortunatamente Sar, che dopo anni in cui cercava di trovare una continuità, stava facendo una bella stagione, la Cremo ha cercato portieri, non li ha trovati, ha dato fiducia totale a Jungdal, che è un giovane del, del Milan, se non vado errato correggetemi sempre se sbaglio, quando vedete che rallento per non farlo, sì, sì, cioè, anche così. se, se sono quasi sempre certo di ciò che dico sotto questi aspetti, altrimenti evito, e quindi questo è anche un grande merito, perché ha puntellato la porta con un arrivo minore e poi ha dato fiducia a Hyundai, sappiamo comunque, cioè nell'immaginario collettivo il portiere per fare bene deve avere la fiducia totale, infatti sono pochissimi i sostenitori del del turnover in porta. io volevo fare prima un'altra riflessione che poi è più un assist per i prossimi appuntamenti che verranno perché quando e se ci saranno eh, settimane meno calde partendo dalla cremonese secondo me un tema molto importante da poter sviluppare è il fatto che spesso le squadre quando arrivano in a hanno organici meno forti rispetto a quando poi tornano in b è il caso clamoroso della cremonese che lo scorso anno toppò un mercato fece un mercato disastroso per la A e questa è anche la differenza, la dimostrazione della differenza economica che magari squadre si sì, forte economicamente arrivate in A prendono calciatori e spesso si aggrappano alle occasioni che ci sono, la Cremonese lo scorso anno era una non squadra, con tutto il rispetto, nel senso che aveva ottimi calciatori ma scollegati tra loro e quindi invece quest'anno si um, Quest'anno si sono concentrati su altre cose. Grazie mille a Elia, e buonasera al pianeta B, un gioco di parole molto, sempre molto apprezzato. Eh, io vi lancio il tema di, 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 sul cittadella e su Cassano di Framas e poi potremmo anche andare in chiusura se non emergono altri temi. Eccolo qua, due parole sul cittadella e su Cassano. Sul cittadella e Manu prima ha fatto la fotografia perfetta. Non si può più definire sorpresa perché anzi è, è un modello da studiare e qui subentra il concetto di prima, sempre troppo poco mediatico, però poi sulle disquisizioni tecniche, nella fattispecie su Cassano, lascio Francesco e sono già sicuro che Emanuele farà un appunto sulla gestione dei giovani della Roma, perché nei fatti il Cittadella, ricordiamo, ha preso Cassano a titolo definitivo, a parametro zero, la Roma non ha creduto in lui. Allora io prendo la parola, ma su quest'ultimo punto chiedo a Emanuele di riprendere le parole di Aniello Parisi, collaboratore del Crotone, che lui ha intervistato perché Claudio Cassano l'ha allenato. Allora io, Cassano è un giocatore che, come dire, Parisi appunto l'ha definito un 10 che vede la porta. Io, avendolo visto nella primavera della Roma, dove Manu ci arriverà si giocava maggiormente con un 4 3 3 dove Claudio giocava appunto sugli esterni. Ciò che mi colpiva per assurdo non era non erano le caratteristiche che adesso gli riconosciamo, ovvero come dire, quella magia da numero 10, ma che alla magia abbina anche la concretezza della contemporaneità, perché Claudio è un giocatore anche di gamba, che si sacrifica, che viene ad associarsi, viene a giocare, che dialoga, che sa condurre, ma come dire che interpreta il gioco, perché sa cosa fare in base a quello che la situazione richiede, che come dire, è, una, è una caratteristica dei talentuosi nell'accezione più pura del termine ma nella primavera della Roma lui si faceva apprezzare anche per il sacrificio, per la corsa, per il saper giocare sulla linea, per il saper, drib per il saper dribblare, quindi quasi un'esaltazione più atletica che tecnica, e considerando l'età che ha, perché è un 2003, considerando la personalità, perché a me dà la sensazione quando ha il pallone, e sono delle vibrazioni che ho anche con Bonzanai del Modena, di cui si parla meno, che si vede meno, ma che secondo me ha quella magia lì, ha quegli intenti lì, si ha sempre la sensazione che stia per accadere qualcosa e questo non si spiega secondo me con i dati ma davvero ha il pericolo dentro ha il calcio dentro questo ragazzo ed è stata un'operazione scintillante dettata dal fatto qui Manu ti lascio la parola che la, il settore giovanile della Roma produce così tanti calciatori per fortuna aggiungerei dato il solito argomento calcio giovanile che uno come Claudio Cassano nel momento in cui non è appetibile per la prima squadra può essere Accompagnato alla porta, quello che non mi spiego e che non mi sono ancora spiegato come sia stato possibile accompagnarlo, ma lasciarlo andare a titolo definitivo, o comunque perdendolo, appunto, definitivamente. Ma non come dire, riservandosi. Detto che ci sarà sicuramente un occhio di riguardo per la Roma, questo non devo dirlo io. Ma come è stato possibile liberarsi in questa maniera di un talento così puro, che ha certamente beneficiato di tutta la, tutto il fare calcio del Cittadella, di cui parlerà, parlerà Emanuele ma come è stato possibile non, non rimanere abbagliati dal fatto che un 10 che vede la porta sa anche fare il 7, sa anche fare l'11, perché Cassano, e il cognome non può essere un caso, è uno che sa giocare a calcio lo sa fare nella declinazione più pura e completa dell'espressione. Dell sì, come dicevi tu, io ho intervistato Agnello Parisi, che l'ho allenato nel corso del percorso, nelle giovanili della Roma e quello che lui mi ha risposto a tale domanda è la Roma ne ha talmente tanti e sono talmente forti che quelli su cui ha un dubbio si permette di lasciarli andare io adesso opino fortemente questo modus operandi anche perché eh, come posso dire se la Roma oggettivamente è la società che produce più talento, ma poi non è la società che riesce a trarne i maggiori benefici tecnici di questo talento, vuol dire che un passaggio di presunzione c'è, penso anche a Frattesi per fare un nome, eh, un passaggio di presunzione c'è e eh, quindi bisognerebbe magari essere un attimino più accorti, ma questo è il mio pensiero. Eh, fatto sta che Probabilmente anche per queste caratteristiche, che sì, come dici tu, lui può fare tante cose, può giocare largo, può giocare più vicino alla porta, ma il suo ruolo naturale è comunque un ruolo che nel calcio contemporaneo fa molta fatica ad emergere come il trequartista, e quindi ha deciso di non scommetterci, ha deciso che. Eh, c'erano calciatori più pronti, più adatti a quelli che erano i piani, i piani per il futuro. Ripeto, la, la decisione è veramente molto, molto opinabile e implica una serie di domande le cui risposte sono davvero ampissime e ci farebbero divagare troppo. Per quanto riguarda il Cittadella, io ho finito le parole. Il fatto che il direttore generale Marchetti sia ancora a Cittadella... È il più grande mistero del calcio italiano per me: Marchetti, Angelozzi e Corvino sono i tre, di, i tre dirigenti che guardano calcio. Quindi faccio questa distinzione precisa rispetto ad esempio a quella che può essere una figura come Marotta, che è leggendario, ma è oltre il semplice osservatore. Che poi mette in pratica Marotta è un vero e proprio amministratore delegato a altre mansioni. Però, se parliamo di gente che vede calcio, nessuno in Italia è paragonabile a questi tre. sì Sartori, certo, ma con una rete di scouting molto più ampia, potendo attingere a un bacino infinitamente superiore. Noi qui stiamo veramente parlando di persone che costruiscono miracoli con nessun elemento concreto tra le mani. Oyono, di cui al netto degli infortuni tutti parlano, Angeazzo ha pescato praticamente nel semidilettantismo francese. Parliamo di cose che sono fuori dalla norma. Così come Marchetti che pesca regolarmente dalla 6C, calciatori che in 6C non giocano, arrivano in B e si rivelano funzionali. Questo perché, non perché vede il talento dove non c'è. Spesso i calciatori del Città sono normalissimi, non tutti, ma una buona parte. Semplicemente conosce alla perfezione quelli che sono i diktat degli allenatori che si ritrova perché anche perché pensare che Goini abbia semplicemente proseguito il lavoro di Venturato un errore, c'è stata comunque una profonda variazione nell'interpretazione delle partite. Uh, per me Cittadella adesso è una squadra molto più posizionale, mentre prima uh, comunque uh, Venturato lasciava molto molto più spazio ai singoli. Questa è una differenza e Marchetti è bravissimo a capire dove andare a pescare quello che serve. Anche con un budget inesistente, ogni anno il Cittadella è sempre la squadra con il Montenegro più basso. Quindi per me veramente parliamo del vero miracolo, del vero capolavoro del calcio italiano, perché nessuno può vantare la stessa continuità temporale. Una cosa è incidere ovunque come Fangerozzi. Corvino ha avuto questa carriera divisa in due tra Lecce e Fiorentina, Marchetti è sempre di... Una volta rifiutato il Parma in Serie A, quest'estate pare abbia rifiutato la scorsa estate pare abbia rifiutato il Napoli, e di anno in anno aggiunge un mattoncino a quello che è un miracolo senza senso. E in uno sport dove spesso si immagina professionisti che corrono solo dietro al denaro. Marchetti, che, a cittadella, rifiuta il Napoli, è la prova che nel calcio c'è tanto altro ed è bellissimo raccontarlo. È bellissimo tu hai citato Misteri del Calcio e hai citato Venturato, io faccio la somma, un dispiacere la piega della carriera che in questo momento sta prendendo Venturato, che ha sbagliato una scelta o comunque non è andata benissimo con la SPAL, però non... tutti gli anni di Cittadella, i miracoli di Cittadella non possono essere cancellati per una scelta sbagliata, quindi... Speriamo che esista un progetto serio da poter affidare a Mr. Venturato. Giustamente Umberto dice che non, non va bene nessuno alla SPAL perché la SPAL è in una situazione disastrata. Nel giro di tre anni potrebbe finire dalla A alla D. Siamo in chiusura. O comunque rispondiamo a Framas Maracchioli. che fine ha fatto. Questo è un bel tema. È un bellissimo tema perché Marachioli è... Arrivato al Bari come magari elemento marginale. Mignani è stato bravissimo nel metterlo in uno scacchiere in cui non, prevedeva, non erano previsti calciatori con le sue caratteristiche. Morachiole è riuscito a spaccare in due il, il Bari, nel senso positivo del termine. Quindi assist, rigori, forse uno, massimo due gol, non, non ricordo bene. O comunque, un impatto clamoroso quando... È andato via Mignani in estate. È stato confermato. È andato via Mignani. È arrivato Marino. Si doveva giocare con, con le ali offensive, dunque Morachioli più spazio. Moracchioli è uscito completamente dai radar. In estate è stato richiesto. Da tanti, in inverno, scusate, a gennaio è stato richiesto da tante squadre. Non è andato da nessuna parte. E una, quella che poteva essere una bella storia si sta trasformando in un, non lo so, un sei mesi, cinque mesi, quattro mesi fatti bene, e poi un declino. Inaspettato, questo è un tema molto interessante. Io l'ho fotografato così, quindi, secondo me, qualche incastro sfortunato di un calciatore che comunque è stato chiamato in causa poco, ma ha inciso poco. Diciamo, la magia dello scorso anno del Bari è sparita per tutti da settembre in poi, anche per Moracchioli. Non so se volete rispondere, perché c'è un altro tema molto caldo. Io sarò rapidissimo su Morachioli che tra l'altro credo che il Bari non abbia mai perso con Moracchioli in campo dal primo minuto in questa stagione, ma non, spero che questa non sia ripresa come, come, come errore. Io ho la sensazione che lui abbia patito l'esonero di Mignani. Al contempo, abbia anche patito il passaggio all'attacco a tre perché lui ha la zona di comfort, è quella in cui sta incantando. L'unico giocatore che merita il sette in pagella del Bari in questa stagione, che è Sibilli. Che è davvero, secondo me, l'unica nota lieta di, questo, di questa prima parte di questo inizio pardon, di questo 2023 con inizio 2024 del, del Bari, che poi tra l'altro, a mio avviso, potrebbero giocare insieme perché con Mignani giocavano insieme. Erano i due o tre quarti. Che poi generavano calcio per la prima punta in una rotazione che adesso potrebbe e dovrebbe comprendere anche, anche Callon. All'ultima domanda lascio rispondere a voi. Io però vorrei riprendere un concetto di Emanuele il fatto che Marchetti abbia detto no, eventualmente ha detto no al Napoli, come lui poi ha lasciato anche intendere, secondo me, quindi do tanto valore a questa cosa, c'è una componente romantica, ma secondo me c'è anche grande praticità perché andare al Napoli in questa stagione con la necessità non di ricostruire, ma di continuare avendo però cambiato guida tecnica e con il modo di intendere la quotidianità di Aurelio De Laurentiis, io credo che Marchetti abbia Compreso cosa avrebbe lasciato e cosa avrebbe trovato, detto che è vero, il Napoli forse non va rifiutato, ma io credo che Marchetti, come dire, ci sia tanto senso e tanta razionalità nel suo no al Napoli. Che a mio avviso, però, riprendo la considerazione, potrebbe anche diventare un sì nella prossima stagione, dove invece le condizioni per andare al Napoli sarebbero totalmente fertili per il modo di lavorare di, di Marchetti che è un incredibile osservatore di calcio che a noi disse devo cercare di vedere cose che gli altri non vedono alla domanda che facemmo su Antonucci perché Antonucci va a Cittadella credo con tre gol da professionista e un anno e mezzo di inattività e Cittadella ha ridato Ammilosa. la carriera a Antonucci, gliela ha praticamente Ammilosa. ridata perché Antonucci di lì a poco che è un giocatore fantastico secondo me al quale do prospettive della Serie A per come sa giocare a calcio ma che prima di Cittadella tra l'esperienza portoghese tra difficoltà a Pescara davvero si stava avviando verso una mediocrità che non appartiene al suo talento ma Marchetti che ha questa grandissima componente di osservazione di conoscenza del calcio deve però avere la possibilità di incidere di decidere molto banalmente e nel Napoli, soprattutto in questa stagione ciò secondo me sarebbe stato complicato, quindi ho la componente romanti romantica che per me è prevalente do anche questa questa accezione più pratica, più razionale alla cosa abbiamo citato, Francesco ha citato Antonucci, questo è un tema caldo se voi siete d'accordo chiudiamo con questo, di Elia che ringraziamo, Eliasini33 molto attivo da quando è entrato secondo me Caserta è molto sottovalutato come allenatore il lavoro che sta facendo a Cosenza non è scontato su questa, su questa affermazione, su questa domanda c'è un mondo, nel senso che a Cosenza Caserta viene visto come l'artefice di un campionato non proprio nelle aspettative o comunque. La squadra del Cosenza è forte. Francesco a fine mercato ha analizzato le tre quarti e i reparti offensivi delle squadre e il Cosenza ha in ordine sparso Marras, Tutino, Forte, Florenzi. Antonucci, Mazzocchi, Canotto. Canotto, e questi sono calciatori che in B la differenza la fanno in maniera incredibile, in una maniera a tratti allucinante come è stato Antonucci, eccetera, eccetera. Dunque, io credo che questo Cosenza abbia tutto per centrare il playoff. Tutto. Ma. Ne abbiamo parlato probabilmente noi tre nei nostri format eh, degli editoriali in, in momenti differenti. Quindi il mio editoriale per, chi non, per gli amici della fiera che magari non ci seguono ancora, e spero possano farlo su Pianeta Serie B. L'editoriale di Francesco. Idee al calcio avete probabilmente da questo esordio capito opinabilissimo no, il no, cognome, No, eh sì, no, in realtà è beh, invece Emanuele. È sempre col cognome, perché noi amiamo questi giochi di fantasia. Garbato, ma non troppo. E quindi un taglio, un, un taglio appunto un po' più tagliente. Se si può utilizzare questo abuso della parola taglio. E Caserta è per me un buon allenatore, a tratti vincente, a tratti sottovalutato. Però quest'anno, e chiudiamo con Manu, doveva, può e deve fare meglio perché la squadra c'è, cioè, non è il Cosenza che ha bisogno dei 20.000 del Marulla per salvarsi, visto che il Cosenza arriva ai playout e si salva. Statisticamente, per me, eh, prima ho parlato di allenatori che sembrano rigidi, ma non lo sono. Per me, invece, Caserta si sta dimostrando un po' rigido, vedere ancora dopo un girone. Un attaccante centrale al massimo, seconda punta come Mazzocchi, sacrificato sull'esterno. Vedere il calciatore più talentuoso che l'anno scorso ha salvato la squadra da solo quando non infortunato, ha fatto praticamente tutto ciò che serviva per arrivare allo scopo, come Aldo florenzi eh, praticamente sottoutilizzato. Quando è nettamente l'elemento più talentuoso della rosa, assieme a Jenny Tutino. E fa capire che in questo momento l'allenatore vede le cose in una maniera e nonostante i risultati gli stiano dicendo, gli stiano indicando, gli stiano consigliando di variare, lui resta fisso sul proprio spartito. Per me questo è un limite. Caserta è uno di quegli allenatori che ha fatto, prima parlavamo dello scatto tra la A e la B, questo discorso è vero anche dalla C e la B. Caserta in C ha vinto due volte, in due contesti difficilissimi. Alla Juve stabia ad underdog totale a Perugia in una piazza difficilissima che è sempre inclinata alla depressione nell'anno dopo una retrocessione clamorosa. Quindi ha fatto due piccole e grandi imprese sportive. Poi in Serie B non ha di fatto mai concluso una stagione centrando l'obiettivo. La sua miglior stagione in Serie B è la semifinale playoff persa col Benevento quando aveva oggettivamente una rosa per farcela eh, risponda degli asini. Anche a me piacciono tante cose che fa il Cosenza in campo, però se poi andiamo ad analizzare la rosa, le possibilità dei calciatori e soprattutto i calciatori che vengono utilizzati poco o non nel loro ruolo, la sensazione è che si potrebbe fare di più. Eh, mentre invece io vedo Magari soprattutto anche a centrocampo, ad esempio, dove eh, Calò, quando è stato utilizzato in un centrocampo a tre, non è riuscito a rendere, dove in un centrocampo a due invece per lui non c'è spazio, e quindi, magari, manca proprio una cifra qualitativa. Io vedo tanta rigidità, un po' di legnosità che è Quello che non aiuta la squadra ad esprimersi il mercato di gennaio, condotto dal DS Gemmi, un altro DS verso cui nutro una stima infinita, è stato importante perché ha sistemato anche la difesa. Adesso, veramente, parliamo di una squadra completa e i playoff non devono essere un'ossessione per una società che ha sempre centrato la salvezza con enorme fatica, veramente enorme. quindi... Esiste anche la componente ambientale, sono pienamente d'accordo con il nostro amico Umberto, io penso che Gemmi abbia costruito il Pisa di D'Angelo anche negli anni in cui non c'era più. D'Angelo è rimasto fedele alla linea ben dopo l'addio di Gemmi. Quello che voglio dire è che magari anche la componente ambientale sta un po' frenando il Cosenza, perché comunque fare lo switch mentale tra salviamoci alla disperata e giochiamo a calcio, cerchiamo di arrivare ai non è scontato, per quanto cambi anche molti uomini, l'ambiente è un qualcosa di tanto astratto quanto concreto. Quello noi siamo inevitabilmente anche nelle nostre vite, anche extracampo, figli delle esperienze passate, anche se non sono le nostre. E quindi questo è un fattore che a mio avviso sta incidendo tantissimo. Però all'allenatore va chiesto di più perché gli sono stati forniti tutti gli strumenti, non solo per divertire, non solo per fare un salto di qualità, ma anche per vincere partite importanti e centrare obiettivi nobili. Io, dopo questa chiusura tendente al filosofico, come nel background di Manu, emerge ogni tanto eh, e con i, i complimenti di, di Carlo Pizzigoni, chiuderei questa puntata, eh, questa diretta. Non so se c'è, ecco, l'aspettavo l'intervento a gamba tesa. No, volevo ringraziarvi ragazzi. Adesso non so se quando è la chiusura filosofica o forse è stato taglio-tagliente che mi ricorda splendido-splendente, mi ha fatto eh. arrizzare eh. le orecchie. Sì. Basta di marketing, abbastanza. Quella fu vincente: splendido-splendente. Taglio-tagliente, non credo. Dipende cosa dovremmo pubblicizzare. Esatto, no, grazie ragazzi. È stato veramente be... A parte che ho imparato un sacco. E ho dovuto prendere, ho dovuto, ho voluto mi sono offerto per prendere il minutaggio e tutti gli argomenti e francamente ho fatto fatica a seguire infatti qualcosa devo tornare indietro perché ho fatto fatica a segnare perché mi perdevo ad ascoltare i racconti, le analisi e quindi dovrò recuperare la puntata e andare a segnare se no poi Andrea Gostinelli per il podcast non sa dove pigliare o mi manda i messaggi orari impossibili tipo le 9 di mattina io non ho modo di rispondere Grazie mille ragazzi, siete stati veramente fortissimi. Grazie per averci portato in viaggio con voi nella Serie B, averci dato modo di prima di tutto comprendere e quindi apprezzare un po' di più questo mondo, entrare più nelle pieghe. Io pago per me, come avete visto nella chat, è gente già lanciatissima e già molto sul pezzo per quanto riguarda tutte le varie dinamiche. Che dire? Vi aspettiamo settimana prossima, vi aspettiamo lunedì prossimo con estremo sì, piacere Io assolutamente, non mi assolutamente tanto i temi caldi la Billy offre a... li offre se non li offre emerge inventate no li offre no, 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 no. però no, no. si fa qualche passo indietro e poi si ritorna all'attualità come, come è stato fatto oggi meraviglia grazie grazie davvero ragazzi complimenti grazie a voi è un piacere grazie veramente. a voi ragazzi ciao grazie ciao